Aspetta, aspetta. Eccoci, bestiaccio, un piacere, bentornati. Ciao, bentornati ciao. In questo incredibile la polvere salotto. Sulla mia e perché adesso spolveri? Adesso? Non è il momento. No, perché sai, quando uno vive con tante donne in casa, la polvere è un problema. Non so perché c'hanno o le donne o la polvere. Non so perché c'hanno sta repulsione, c'è il nemico personale delle donne la polvere, cioè non capisco perché c'è sta mania di spolverare le robe che non servono, tipo le action figure. Sì, rifare il letto, lavarsi i denti. Sì, spolverare in punti dove non ci andrò mai, cioè mai non ci piacerò mai. Lo posso capire. Allora, ragazzi, eccoci qua, bentornati con una caramella al propoli in gola, perché siamo pronti per quella che è una nuova serata in balia delle Backrooms, la nostra ambientazione preferita moderna del folklore, della nicchia dell'horror, che tanto perché ci agrada. Perché non si sposta, porco di... Dove sostanzialmente ci vede protagonisti, noi vestiti con un pigiama giallo e un elmetto da gas Tenov, alla ricerca di quella che è la nostra via d'uscita in questo mondo fatto di... tappezzato di come si chiama, Andrea? Le... Là? Che c'è per terra lì, là? Dai, la calpesti, là? La polvere. No, porca di quella troia. Il pavimento, quello che usano gli americani. La moquette. La moquette e la carta da parati. La carta da parati dappertutto. Ma com'è la ciola, ragazzi? Ma per l'amor del cielo. E sì che volgare. Il gioco lo conoscete. Siete proprio volgari. La borra, vabbè, niente. È bello quando giocate insieme a giochi horror. Grazie mille, Dio del Tuono. Verrai bannato. Allora, io stasera... perché, Andrea? Cosa? Perché hai detto queste cose? Non ho detto niente. Che cazzo è sto suono? La maglietta a tema... Ogni volta che ti tocchi il cuore si sente... cioè, la maglietta è di metallo, è finto, è l'uomo di latta l'uomo centenario. Della... Com'è che si chiama, Andrea? Minchia... Posso ricordarvi tutto, non può piovere per sempre. Dai, quella lì. Mago di Oz, quella delle scarpe che fanno della strega, fanno così, incredibile. Io conosco la versione porno del Mago di Oz. Allora, no, aspettate, mi è stato chiesto da Gaia di fargli gli auguri in ritardo. Gaia, auguri. E poi anche chi altro ha fatto gli anni oggi, ragazzi? Oggi, ragazzi, Daxin, mi sento Daxin oggi fa gli anni, fate gli auguri a Daxin. Soprattutto alle 3 di notte su Telegram. Aspetta, ma oggi è il 28, Andrea. Ma oggi fai gli anni anche tu. Fate gli auguri anche al maestro. Anch'io, è vero. Faccio gli auguri. Completamente dimenticati. Incredibile. Buon anno, ragazzi. Andrea, anche The Python fa gli anni. Fateglielo in privato anche a lui alle 3 di notte, mi raccomando. Allucinante. Allora, ragazzi, io però bando alle ciance, ciancio alle arance, direi di buttarci in questa nuova avventura dopo il TGdino, poi di consueto i saluti e poi dopo la giocata, le reaction ad un video interessante, ossia... Cos'è che hai detto, De Longhi? Non ho detto niente, senti le voci. No, prima hai detto un video, porca puttana, l'hai detto 5 minuti fa. Bigio, il curioso caso di Bigio e Robotton. No, allora vaffanculo, se no c'è un altro video che ho pronto insieme. Ragazzi, volete vedere la casa di Iron Man? La risposta è... Ma basta ovviamente. Questo capitalismo del cazzo. Dragon Age, quello gay, The Vilguard, si becca 9 secondo Walk. IGN. Dragon Walk, esatto, secondo IGN. Guardate che ammazza di... Che no, marmaglia di colori, che aberrazione cromatica. Guardate, ci sono... Ci sono tutte le etnie, potete contarle. È incredibile. Ma una gli sola elfi, immagine. Gli elfi africani, guarda. The Africans Elf, che un po' va a riprendere. Che ridi? Perché ridi? Che va un po' a sembra una categoria porno. The che va a riprendere un pochino concettualmente quello che è il filone ormai che ha preso Amazon Prime, quindi non possiamo dire nulla. Twitch è il sovrano, Amazon è l'impero. Quindi, ragazzi, io non ho giocato il gioco, però per amor di Dio non fidatevi di questo 9, aspettate che esca il gioco, per favore, perché le altre testate gli hanno dato 7, cioè c'è una discrepanza incredibile, infatti c'è qualcosa di strano. A me non me ne frega un cazzo. Poi successivamente, tanto non penso di avere il tempo neanche di provarlo. Ragazzi, notizia eccezionale, nessuno lo sapeva, così a cuor leggero e a ciel sereno, guardate qua, Wallace e Gromit, Venom's Must Fall, un nuovo film su Wallace e Gromit che si becca 9. Io non sapevo neanche fosse uscito, non sapevo neanche dovesse uscire, dove cazzo sta? Dove lo posso vedere? Voi non invece lo sapete. Invece di far vedere Joker al cinema, fate vedere sti film. Com'è che schifo? Bannate Yeren.
Allora, voi non lo sapete, ma io ho passato l'infanzia sulla luna di formaggio insieme a sti due e li amo. Infine, non c'è molto da fare. Anche il coniglio Mannaro. Il coniglio Mannaro, anche un altro meraviglia pura. Poi io amo la stop motion e amo il DAF. Mi piace un sacco il DAF, della quale sono composti i nostri piccoli amici. Tra l'altro, guardate qua, coincidenze? Lui è pelato. Ci avete fatto caso? È incredibile che i nostri eroi luccicano. C'è pure la mezza dentatura, lui, tra l'altro. Ora, questa non l'ho proprio capita, perché gli scienziati hanno studiato una stella zombie, that bloomed into a dandelion-shaped supernova, cioè che praticamente è esplosa in una forma di soffione, è diventata una supernova. Cioè, ma che cazzo? Cosa vuol dire zombie? La musica è la musica di Interstellar, forse perché è già morta. Quella di Interstellar, aspetta, te la fischio io. Non la sento perché ti corre Discord, corregge il suono. Incredibile. Zombie Star vuol dire una stella che è morta probabilmente da miliardi di anni, però noi continuiamo a vederla. Probabilmente vuol dire quello. Scusatemi, ragazzi. E quindi non sento, sembra che te ne vai. Ma non senti un cazzo, non senti. Sto facendo l'esibizione migliore della mia vita, Dio bono. Ah, perché Discord. Ma che Taylor Smith, ma che cazzo scrivete voi, le vostre puttanate, Taylor Smith, sì. C'è odore di merda, perché il cane ha cagato? No, sul divano, per un attimo mi si è chiusa la cloaca del cuore. Ci verrà Milano Games Week 2024, sì. Scusate. Poi, Venom The Last Dance... Ah, è uscito quella merda. Certo che è uscito, Andrei. E senti un po', 51 milioni all'apertura. È il più basso guadagno nella storia, nel franchise della storia. No, nel franchise di Venom, penso. Oppure Sony, 51 milioni. Per farlo ci avranno speso forse 60 milioni, 69 milioni. Farà più cagare del primo, secondo te? Beh sì, Andrea, ma basta guardare il trailer per capire che... Come fa a far più cagare del primo? Allora, cioè, Twitch, si può dire celebro lesi o è offensivo? Ma no, beh, dai, diciamo che è in modo goliardico. No, chiedo, io sto chiedendo, quindi non mi potete bannare. Non si può dire? Ma perché una persona che... Perché non si può dire? Non è mica una condizione. No. Ma non è mica una condizione. Che ne sai che magari Venom è un celebro leso? Non lo puoi sapere. Beh, essendo un simbionte. Essendo un simbionte senza cervello, sicuramente è leso di conseguenza. Però buonasera, io l'ho visto il primo Venom. Per fare peggio di quella merda, ti devi proprio impegnare. Cioè, devi proprio sederti a un tavolo e dire: facciamo il film peggiore su un villain. C'è solo che una cosa da dire: un antieroe per motivi ignoti. Poi a chi frega Call of Duty Black Ops 6 si prende 8, incredibile, che sia una marchettata anche questa, 8 per una grafica eccezionale dove sostanzialmente potete ammirare le armi. Ho visto gente che, sapete che adesso ci si può lanciare col pupazzo, cioè tu ti puoi lanciare alla Matrix con le due armi e sparare e fare del male fisico, oltre che psicologico, al tuo avversario. Basta, ti giochi tutti uguali, cioè arrivati a una certa... basta, ragazzi. Guardate come si lamenta di ogni notizia, qualsiasi notizia che possa essere. Adesso ne dico un'altra, vediamo un attimino. Vediamo un attimino. Spider-Man esce, Spider-Man 4 forse avrà la sua release date a giugno. Ecco, visto? Ragazzi, è incredibile. Non c'è proprio. Ovviamente non stavo parlando di Tom Holland. Ah, qualcuno gli ha scritto un messaggio. Evidentemente, se un attimo. Sì. Ragazzi, sigla. Ma quanto è rinato Tom Holland? Penso ne abbia quasi. No, forse ne 25. Ma minchia, c'ha 25 anni da 20 anni, ma lo anche basta. Vabbè, ma sono inglesi, gli inglesi non crescono. Guarda come si chiama lì, Harry Potter, Clarfield e l'altro lì, quello lì. Dai, Elijah Wood lì, Elisa di legno non cresce mai, cazzo. Perché c'è uno schermo nero? Ah, porca troia. Eccoci qua, scusatemi. Scusatemi ragazzi, perdonatemi. Mi sono dimenticato di premere il tasto. Vabbè, vi siete goduti... Quello era l'aldilà, ragazzi. L'aldilà era così: sentire me e lui che discutiamo. Minchia, sarebbe fece sfondo, sfondo nero, me e lui che discutiamo. Basta, solo questo. Comunque, hanno forse detto che la morte non esiste. C'è una teoria molto interessante che dice che siamo eterni. Siamo nella simulazione. No, è dalla simulazione, perché quando moriamo in un universo. Parlo ci teletrasportiamo. Andrea, TikTok ti fa male, io te l'ho già detto. Scollati da TikTok. La coscienza non muore mai. Mai. No, quando crepi e crepi male. Quindi basta. Mica, ma sai che bello? Sai che bello crepare male? Cazzo, sì.
Andrea, basta. Ti piacerebbe di più. Bello. Scusami, stavo leggendo i commenti, perdonami. Ciao, esatto, ragazzi. Sono le domande che ci fanno quando si è fatti. A te piacerebbe di più un inferno dove sei cosciente ma sei all'inferno, oppure una morte, proprio una morte tipo un sonno senza sogni, che proprio non ti rendi conto che sei morto e fini proprio pum, fini. Ottima domanda. Ottima domanda. Peccato che non l'abbia ascoltata. Puoi ripetere, per favore? Piacerebbe di più. Ti piacerebbe di più l'inferno, cioè sei cosciente ma sei all'inferno, in una pena eterna, oppure una morte proprio atea, proprio che cessi di esistere, non ti ricordi più chi sei, non, tipo come eri prima di nascere? Beh, però tecnicamente secondo quello, l'inferno una certa finisce, nel senso che poi quando... No, dove sta l'horror dell'inferno, la luce dopo, però effettivamente alla fine dei guarda tempi... Sconti una pena una certa, poi finisce, quindi tecnicamente sì, però, vieni giudicato... Però se vieni giudicato comunque lo stesso peccatore, rimane all'inferno, non resusciti, rimane all'inferno. Quelli che crederanno in Dio resusciteranno nella carne, no? Ma che cazzo di domanda è, Andrea? Cioè, mi stai chiedendo, preferisci smettere di essere nel bene o nel male, oppure soffrire come un figlio di puttana per l'eternità a venire? Sì, che domanda, domanda è? Devi scegliere. Sì, ma ci deve essere un bonus, no? Cioè, nel senso, questo è solo malus, ci deve essere qualcosa di positivo. Per molti il cessare di esistere potrebbe essere un bonus. Allora, ragazzi, chi di voi soffre di depressione questa sera non ascolti la live, si tappa gli occhi, si chiude le orecchie, faccia la la. Beh, a me la volte vengono le... Vengono eccoci qua, lasciate perdere quello che sta dicendo, non ascoltate... capito, cioè... Non ascoltate quello che sta dicendo, siete preziosi, siete soltanto numeri, una goccia nell'oceano. Un granello di sabbia spinto dal vento, soffiato dal fiato di Dio, in quello che sembra il Sahara. Siete la desertificazione, siete la disidratazione, siete tanto come siete niente, per carità divina, però siete. Però vabbè, a tutti questo. Dai, almeno una volta nella vita a tutti sarà venuto un po' un dramma esistenziale sul fatto che prima o poi crepiamo e dovremo sperimentare la più grande paura dell'uomo. No, io sono una persona semplice, non penso al domani. Allora ragazzi, direi di buttarci, lo facciamo? Lo facciamo tutti insieme? Un suicidio collettivo? No, Twitch, stiamo scherzando, ovviamente si intende in atto ludico. No. Una morte gioiosa in compagnia, ragazzi, 3, 2, 1. Che cazzo vi aspettavate? Cosa doveva succedere? Scusate. Facciamo partire il gioco, Andrea, aspetta che faccio partire la live. Ok. Era immobile su TikTok, che ansia. Allora, dobbiamo far partire... Che cazzo di gioco dobbiamo far partire, non mi ricordo. Backrooms. I don't care. Ok, dov'è Backrooms? Anche perché qua non c'è nessuna traccia di patch. Allora ragazzi, ci dovrebbe essere una patch del gioco delle Backrooms. Se non c'è, passiamo a Dark Hours, che è l'altro gioco horror che volevamo portare. Perché purtroppo, ragazzi, il mondo fa schifo. Il mondo ovviamente fa schifo. Laggo io come al solito. Guarda. Meraviglioso, meraviglioso. Ok, vediamo se parte il Judge. Cazzo, Andrea, mi sono dimenticato di cagare, figa. Fallo adesso, vai, in live. Il pongo Das, che poi prende aspetta, c'è un aggiornamento, vi è una zucca indietro, guarda. Ah, tra l'altro, ecco ragazzi, facciamo una roba, venerdì non l'ho scritto nella programmazione, ma probabilmente faremo la zucca, cioè prima di TikTok o quel cazzo che prima di Ictio, prima della Ictio Night facciamo la zucca, va bene? Carvo una zucca, la tagli, prendo una zucca, la carvo e facciamo una zucchetta insieme, piccolina ma una cagatina, saranno 35 kg. L'avete fatto diventare meme, esiste, cazzo, è vero, porca puttana, esiste, cazzo, però l'ora dello sbusto lo fate diventare meme, Allora ospita una partita o entra in partita, ospita una partita, modalità esplorazione, sì, per carità, prossimo, fai Dino livello normale, mi piace un sacco questa parola, prossimo. Due giocatori, perfetto. Stanza privata, solo su invito. Cioè è buona la vellutata di Zook. Allora ti invito. Ti sto invitando, ti invito. È invitante la situazione. Eccolo qua, Andrea. Invita a guardare, no? Invita a giocare. Eccolo qui, a posto, è fatta. Buono. Che è proprio rilassante il suono che fa Steam. Ti ricordi quella canzone, Andrea, che faceva così? Non sento quando fischi. Quante volte lo devo dire? Lo faccio per la chat perché loro piace. Scusate. La zucca fa schifo come tutte le verdure. Finalmente qualcuno lo dice. Io pensa, non introduco nulla di verde, nonostante sia il mio colore preferito, all'interno del mio corpo. Mi riprovi ad invitare, per favore. Figa no. O entri o basta. Cioè, o entri o è finita. Scegli.
Non entra. Non entra. Non volevo resumare meme di un anno fa, non può entrare, però. Ti ho invitato di nuovo, forse perché ho fatto privata? Aspetta un attimo, va. Ospita una partita, sì, ma che due coglioni, non si capisce un cazzo. Stanza Fa la privata, no. pubblica, tanto ci giochiamo solo noi due a sto cazzo di gioco. Crea partita. Eccoci qua. A posto. Vediamo adesso se clicco. Sì, è Ferma. entrato. Ah, ah. Mica cioè all'istante, hai Porca visto? puttana, mamma mia, che efficienza. Ma Inizia. i livelli nuovi? No, Eh no. no, vedi. No. Cazzo, dobbiamo Corri, mutarci su siamo Discord, ti sento dopo. tornati. Siamo tornati. Vabbè, aspetta, moriamo. Come moriamo? Aspetta, Esistiamo. moriamo. Esiste. Esiste. Allora, aspetta che esco dalla chiamata di Discord. Quanto mi piace chiudergli il telefono in faccia, ragazzi, è tipo un mio kink ormai. Una roba che non hai idea. Pronto, mi senti? Corri, vai. Allora, devo seguire le cazzo di luci. Ma Andrea, ma sta roba l'abbiamo già Esiste. fatta? Minchia, senti i suoni malsani, i suoni. Devo seguire le X, ma non ci sono X. Andrea, mi senti? È già morto. Ma porca di quella vacca. No, ma non è possibile, ragazzi. Io non temo la morte, perché è un viaggio che ho già fatto. Tratto da una storia verosimile. Vai. No, ma vai un cazzo, Andrea, scusami, esci dalla partita. Ma no, forse devono arrivare alla fine e ci No, mi stai faccio un dicendo che non abbiamo bottiglioncino. finito sto livello? Boh. Voi della Secondo te chat, l'abbiamo finito. vi ricordate se Però l'abbiamo l'ho finito o finito tu. meno? Tu eri morto, Dai! Scusatemi. l'ho finito io, non ti ricordi? E a me che cazzo me ne frega? Forse non ti ha salvato per Andrea, quello, ci stiamo capito? incartando! Di qua. Di qua! No, lo ritroverò dall'altra Non ti ha parte. salvato per quello perché. Ah, hai fatto il giro, Hai bravo. visto? Vai, vai, ci penso io. Chiudi la porta, Ma ci abbiamo una torcia, scusami. Cerca la T, sì, la T Find di the key. torcia. Ah, T. Dove cazzo la trovo qua? No, sì, trovata! L'ho trovata, Andrea, corri! Esisti. Di qua, Andrea. Dai, apri. Di qua. Devi Ok. seguire Exit, vai. Vai tu, vai tu. Ma perché non corri e non schiacci quel cazzo di tasto shift che Dio ti Ma ha shift, dato? sto schiacciando shift, sto schiacciando shift. Put your shift together. Abbiamo sbagliato strada, vero? No. No, è giusto, Il mostro non si mostra. Non ci sono stati di bivi. Che gioco del cazzo. Cosa? Qualcuno doveva pur dirlo. Sa no, mi sto incastrando nel cos'era quello per le ecografie? È Mamma mia. dietro di me, Andrea. Andrea, mi sta respirando sul Vai, collo. è fatto. Andrea, no. Minchia. Corri, vedo l'uscita, Madonna. Non è Madonna. morto, vero? Ecco, io l'esame della patente lo farei così per i nuovi. Beh sì, effettivamente. Ok. Diminuisce lo stress, bro. Madonna santa, fa lo Non stesso suono di diminuirlo. una foca che sta, insomma, Occhio. Mi chiamerà qua. Corri gravida. qua. Porca. No! Andrà, vai! Dino vive. Dino vive. Ho entrato, come cazzo? Perché l'hai detto? Perché l'hai detto in greco? Ho entrato. Il greco ovviamente ha molte radici partenopee, si sa. Si Ovviamente. sa. Però non ti vedo performante, Andrea. Ho Non so, sono un po'. sbagliato strada, vero? Porca di quella. Minchia, morirò, ma perlomeno lascio un corpo da urlo. Ma se ce la faccio. Dov'è? Arrivo! Arrivo. Delle volte vorrei scivolare, ragazzi. Che figlio di. Ehi! Cosa dentro? Sì, apri! L'ho proprio Apri! visto! Pensavo Ah! Il tradimento. Ma non era dietro di me? L'ha fatto apposta, ragazzi, Vabbè, tranquilli. L'ha scusate, questa è una pugnalata alle spalle. fatto apposta, tranquilli. Questa è incredibile, raga. Era premeditato. Questa rimarrà nella storia, lo Mi dico sta venendo io. il Non so se vomito, mi tra l'altro. senti, se state sentendo, Sì, sto ti parlando da solo, sentiamo, mi scriverà. guarda la live. Vediamo se io gli do un Ma la comando, testa. vediamo se riesce a No. percepire. Adesso guarderà la live tra 3, 2, 1, secondo Senti schermo. quello come si No. diverte
è quello come arrivo, si diverte. Arrivo, arrivo, con calma, però se non lo finisce. Guardate lui, la concentrazione del maestro. Mi faccio uccidere, dai. Guardate come è talmente, le sue sinapsi sono talmente attive che gli stanno ricrescendo i capelli. Qui per minuto sempre. Per minuto si possono vedere, si può vedere il cuoio capelluto che sboccia come la più bella pianta del fiore della foresta pluviale. È incredibile, ragazzi. Guardate come la rugiada del suo sudore un cazzo, nutre scusate, la cute dei suoi della sua fronte. No. Io non ci sei rimasto male. No, ragazzi, tranquilli, ormai c'è. Dove cazzo è? Ormai ho il culo piatto. Qui? Concettualmente, cioè no? Il mio culo si è abituato a tutto. Cheat. Qui? No? Cosa sta facendo? Sta perdendo tempo. Sta prendendo tempo. Il tempo lo fa suo, ragazzi, incredibile. Guardate come si giostra e si destreggia. Cazzo l'hanno messa? Non è per niente nel panico, ha il totale controllo della situazione. Dopo 30 minuti, eccolo qua che ancora non sta trovando la mostruosità che adesso probabilmente lo assalirà. Vuoi vedere che la volete vedere quanto ci scommettete che la ti sei proprio arreso, cioè ti sei arreso, sei una cosa come un insetto dentro una sì, basta, mi dopo una certa mi rompo le palle di vivere. Dopo una certa mi rompo le palle di provarci. Sai perché, Andrea? Perché i giochi horror sono giochi, se fossero solo horror infatti, e li vivessimo se morissi davvero. Ah, questo livello è stato un po' una cagata. Beh, sei dentro? Sì, sì. Cazzo, questo quanti tasti stai schiacciando sulla tastiera? Altri tempi, sì. Ma la chiave non vi era. Ci sono delle pinzette, io vedo delle pinzette, delle quelle che sembrerebbero. Adesso sto per dire una roba che probabilmente non esiste più. Le trottole. Esistono le trottole ancora, ragazzi. Cioè, non parlo dei Blade, che ancora esistono, e la cosa mi stupisce. Mi piace guardare gli slavi che fa trovata! Ehi! L'ho presa. Che saldano le palle. Ma è morto? Che saldano le palle. L'ho trovata? Sì, non continuerò la frase. Vai. Mi piace guardare gli slavi, ho sentito io. Sì, lascia stare, Andrea. Hai mai visto quel video di quegli slavi che saldano le rondelle da... da boh, che cazzo ne so, da nastro e poi ci fanno i Blade. È arte quel video. Ma che cazzo? Bullshit. Che vuol dire merda di toro. Tranquillo, Andrea, non ti accadrà nulla. Hai sbagliato. Come ho sbagliato? Oh mio Dio. Ma come ho sbagliato? Vuol dire che il mostro è da lui? Ma è incredibile sta cosa. Cioè io sto inseguendo il mostro. Oh, cadi quella! Miserabile! Ok. Ok. Ho il controllo. Sono che ah! No! Indovina che film ho visto, Andrea? Quello della musica. Io non ce l'ho, non so riconoscere la musica. Come non so riconoscere? Dai! Che film ho visto? No, dillo. Dai, cazzo. Una battuta ricorrente del film. Porca puttana, I Believe I Can Fly! Ragazzi, è T. No, ma è un ignorante, una capra. Non sono un cinema. È un film d'animazione, Andrea. Gaul. Ma va a cagare, te. No, ma Gaul. Te è Gaul. Gaul è epico, ma no, comunque. Adesso voglio rivedere il regno di Gaul, porca puttana. Ho trovato. Esatto. No, non ho visto Space Jam. Non lo saprete mai. Dove cazzo devo andare? Fai tu strada, va? Di qua. Tanto no, Space Jam è la canzone che mi viene in mente. È... Vai avanti. Questa è proprio una Space Jam, vai. Sì. Vai! Minchia, senti come si lamenta il mostro che non sopporta. Ma stai fumando nel mentre? No, non sto fumando. E perché fai? Perché fa parte della show. Ah, ok, sì. The Greatest Things, esatto. Io sono gli operatori di Open Fiber, comunque, io lo continuo a dire. Che cazzo? L'ho ucciso io.
che mi sono fermato. Quello che sentite non è, non sono risate, ragazzi, ma rimorso. Ognuno percepisce, vedete, percepisce il dolore come può in questo caso. Non sta soffrendo, ragazzi. Cioè, sta soffrendo molto in realtà. E lo va a esternare in questo modo. Mi sono fermato perché ce l'ho un attimo. Cioè, è devastato palesemente dalla notizia di essere colpevole di aver ucciso il compagno d'avventura. Vedete come. Vediamo se mi ricorda ancora come si fa. Non riesce proprio ancora. Cioè, non riesce proprio a trattenersi. È incredibile. Guarda. Guarda Space Jam, porco d'inch. Fa cagare. Avete guardato malissimo. Voi avete guardato quella merdata con LeBron? Il nuovo Space Jam con LeBron James? Io no. Però so già che fa cagare. Perfetto, cioè, già inizia a giudicare cose che non ha visto, incredibile, non è proprio da lui. Perché tutte le robe fatte al giorno d'oggi che riprendono gli anni 90 fanno schifo. Gli anni A 90, correggo. È una legge del cosmo proprio. Ma dove è uscita? Sì, sì, non vi è un'uscita, sei intrappolato qui, per sempre. Di qua. Eccola qui, di qua. Di qua, di qua. Vai. Di qua, adesso sei entrato dentro il tavolo da biliardo per i dentisti. Vai, ce la faccio, vinco. Chi ha faccio? Sempre greco, eh. Vinco. Guarda, si è inciampato 5 volte. Guarda, in un minuto. Sono con gli ospedali italiani. Non ti gira, sì, tutto messo molto in ordine, effettivamente. Sì. I medici oberati dal lavoro, i pazienti che non sono pazienti e picchiano i medici oberati dal lavoro. Ma io ho visto medici che non sono pazienti, guarda, picchiare i pazienti. Corro. Oberati di lavoro. Di qua. Over there. Vedete come adesso. Ma perché si avvicina così? Si avvicina, ti insegue, veloce, cretino. Che cazzo deve fare? Ovvio che se ti insegue si avvicina. C'è un po' sbagliare. Ma è proprio. Non è veramente concepito per la corsa, ragazzi. Lui è esattamente il contrario del stavo per dire l'africano, ma suonava male. Però ci siamo capiti cosa intendo dire. Ma sta sbagliando tutto. C'era un incrocio. Dove cazzo. Che cazzo sta facendo? Ma io non ho mai visto qualcuno fallire così. È la prima volta. Aspetta, di qua. Ma okay. Perché poi sta con la telecamera alta? Come cazzo si muove? Ma l'ha preso o no? Vai, spingi. Vai, spingi. Sai che mi dà fastidio? Quelli che anziché dire spegni dicono spengi. Porca puttana. Porco d'inci. Quelli che invece di dire urlare dicono strillano. Non strillare, oh. Che nervi, è vero. È vero, che fastidio. Perché? Vabbè, parlate in italiano. Chiudi. Strilla. Stavo per dire strilla. Ah, di qua non c'è un cazzo. Ragazzi. Mesopotamia, quella terra incredibile. Che cazzo ha detto? C'è il Tigre e l'Eufrate, i due fiumi. Assolutamente, la culla della civiltà. Mi è venuto in mente così, eh. La mezza luna fertile. Non trovo la cazzo di chiave, ma perché? Non c'è mai. Sono i ferri del mestiere, però, non so se li avete visti. Andrea, mi sto incazzando. Non c'è. Lo trovate qua all'uscita, vieni. Allora Andrea, una domanda per te. Allora, parole crociate, 12 lettere, inizia con la T. Grande. Sono 12 lettere? Tu. No, dove cazzo? Vai avanti, fai tu la strada. Puoi farla lunga quanto vuoi. Dio! Ma perché l'hanno reso più di... Ma no, ma mi incastro in ste cazzo di robe del ci sono qua la roba per l'ecografia, santo cielo. La mobilia. Ma non è mobilia, questi sono strumenti tecnici d'alta competenza, però io non li so. Ma i soldi delle tasse dove vanno a finire. Tu, corri! Minchia, sto schivando. Stars Gate c'era tutto. Stars Gate e vaffanculo. Ma si può morire così con l'ultima parola è Stars Gate? È morto. Vedete com'è? Ragazzi, proprio a me dispiace perché veramente percepisce il dolore. Effettivamente, che le parole prima di morire sono Stars Gate. È devastato. Ecco. Porco di, ragazzi, cioè. Ogni tanto si lascia andare. È arrivato, ce l'ha fatta. Morirà? Tu. Minchia. Porco. Tu. Allora. Cioè. Vedete come ormai pensiamo nello stesso modo, siamo proprio malati. Ce l'ho fatta.
Sì, in questo momento non mi sta sentendo, sentite. Datemi la chiave, fast però, fast. Una roba. Fai schifo. Easy, fast, chill, come dicono i giovani. Non sei capace. Come dicono i giovani. Migliorati, Dio del tuono, purtroppo non ha funzionato perché... La nuova minchiata dei giovani che mi urta fortemente il sistema nervoso. Il deodorante e il profumato. Che, sta male, che hai passato. Ma perché vi esprimete così? Che hai passato una persona. Che avete passato per esprimervi così? È italiano. È italiano. Non... Famoso non c'hai le mani, cosa che hanno detto al mio collega qui che è morto. Effettivamente non c'ha le mani perché muore sempre. Non c'ha le mani. Muoio perché tu deficiente ti incastri, cazzo. Tanto morirai anche tu, incompetente. Ma non è che è sempre all'uscita, c'è sto micro dubbio. No, ma non so, sapessi dove è l'uscita. Che c'è sempre all'uscita. Adesso no. Gli viene in mente anche lui, guarda. Adesso no. Se pensate a tutto tour, gli verrà in mente tutto tour. Non è sempre all'uscita. Pensate a tutto tour. Non di qua. Ci siamo? Concentratevi. Guarda. Dio dai! Dio dai e Dio togli. Ma dov'è? Ci siamo? Secret tunnel. È qua. Ci siamo? Sono sicuro che alla prossima impalcatura. Gli nasce l'idea. E invece. Aperto le porte. Arriva, no, aperto le porte e proprio abbassato la maniglia come nulla fosse. Ce l'ha dietro il culo il mostro. Incredibile. Non sta dicendo tutto duro, quindi questo gli porta sfiga. Sono sicuro. Allucinante. Secret tunnel. È morto. Finalmente, Andrea, andiamo. Sembravi il Cristo, quello brasiliano. Il Cristo brasiliano, penso che sia andato così. Stavo giocando a sto gioco, Gesù Cristo. Trovava la chiave e si è fatto uccidere esattamente come me. Sì. Quella sì. La lore della statua. Comunque, sai cosa mi è venuto in mente? Salta quando ti incastri. No, non penso funzioni. L'ho appena fatto, ha funzionato. Non è vero. Oh, stiamo andando benissimo, mi sono incastrato. Sì, ma il problema è che non c'è la cazzo di chiave. Allora, vai alla fine, vai, andiamo alla fine. Alla fine. Qua, controlla qua. Ma no, ma Andrea, ma non è, ma è randomico, cioè. Ma che si va, non è vero. Ho trovato la chiave, vieni. Corri! Addio. Mi avete ogni volta che dico no. Addio. Allora, devo seguire dove ho scritto exit, quindi di qua. Esatto. Ci siamo. Ce la farà il nostro amico? Ha detto figlio? Di che padre ormai? Non so che cazzo c'ho stasera, ragazzi. Canto. Chiedo scusa perché non sono neanche capace. E poi, voi non lo sapete, ma ho una litosi stasera che... sentirai. Ma che cazzo è sto zigo zago? Di qua? A destra? Lo sapevo, me lo sentivo che diceva tutturo, cioè sentivo... È morto con tutturo. sì. Dove cazzo... È impossibile. Corri. Ce la faccio! No! Ormai è andato. Allora. Ovviamente... In questo preciso istante sto cercando di elaborare il lutto del maestro che ci lascia con un ritmo nel sangue tutto suo intanto e la buona volontà che lo componeva. Il suo sorriso, i suoi occhiali quadrati commerciali che indossano tutti, la sua sigaretta elettronica che adesso fumano tutti, lo ricorderemo così, commerciale, il maestro commerciale. In una nuvoletta di svapo con un sorriso, come se quella nuvoletta fosse una sorta di piccola nebbia dove lui sparisce lentamente, si assopisce. Questa è la storia, ragazzi, è la storia del maestro, è la storia di Andrea. Dove cazzo è la chiave? Hai visto che ho fatto tutto tour e si è girato? Perché io lo sto guardando con la coda dell'occhio. Ormai avendo quello... Ho visto un'ombra. Avendo una sorta di strabismo di Venere. Ma perché di Venere poi? Era strabica Venere? Non lo sapremo mai. Dove cazzo è la porca puttana di chiave magnetica? Cioè sto morendo come è morto lui. Ma è di qua? Ma dov'è l'uscita? Sento un suono. Oiba.
Dove cazzo è la chiave magnetica qua, Andrea? È tua ma... Oh! Andrea, però non si può così, eh. Sai che secondo me che se muore uno non appare la chiave magnetica. Ma non ha senso, scusa. Vabbè, allora non morire. Di sì, perché effettivamente qua non la troviamo mai quando siamo da soli. E giriamo ovunque. Io comunque continuo a pensare che questi poveri cristi che corrono lo fanno sì, con... Stanno andando in cancro della mano sinistra a prendere quella. Cioè, hanno un dolore al pancreas questi fuori di correre così. Proprio la milza si è completamente prosciugata. Questi stanno correndo da 34 ore. Tipo Signore degli Anelli. Non chiudere. Vai. Allora, andiamo direttamente alla fine. Ce la troviamo subito, guarda. Guarda. L'ho trovata. Vedi? Via. Resiste e tutto i meme oggi. Ma io ho capito che ormai perché un meme diventa tale, bisogna ripetere. Bisogna ripetere. È la ripetizione, sì, ragazzi. È la ripetizione. L'infinità è quindi tutto chiuso. Sicuramente. È la memoria, sta tutto lì. Vai. L'orecchiabilità. Vai, porco dinci, vai. Non è dietro di noi, sennò lo sentiremo. No, non mi interessa di correre lo stesso perché poi mi chiudi dentro. Dritto. Destra. Bellissimo, continuo. Dritto. Cazzo, che hai fatto una spira. Dritto. Che troia. Dritto. No, sinistra. Ma vaffanculo, guarda. Devi stare attento, devi stare attento. Perché tu sei 0-1 e io sono... Che giocatore sono io? 0-0? Esiste. Che sta cazzo dritto. Di sirena me la ricorderò. Sto andando alla grande, ragazzi. Siamo arrivati. Non ho mai dato così. Sei dentro? Se chiudi! Ma il mostro mi sa che è rimasto due livelli fa, eh. Sì, è rimasto bloccato il mostro, l'aver rotto. Allora, forse si è rotto lui. Vado direttamente. Senti, vai. Scappa. Vediamo se c'è. È tempo run sto livello. Ti sei reso conto che è tempo run? No, ma è troppo grande sta sala per trovare la chiave. Mi dà troppo fastidio. Ah, poi è molto buio. Ci arrendiamo. Sì, no, arrendiamoci. Qua non ci è. Non vi è. Niente, Andrea. Che c'è scritto qua? Notizie. All'inizio? Come all'inizio? Ce l'avete detto adesso, alla fine. Ragazzi, però io mi devo incazzare stasera. L'hai trovata? No. Ma perché ansimi? Ma stai bene? No, è sto cazzo di microfono che non so come cazzo si faccia a arrivare sto cazzo di... Ha detto cazzo la parola 16 volte, un rapper. Non riesco a trovare... un motivo. Non c'è un... perché? Ma non vedo veramente... il bisogno. Eh? No, non l'ho trovata, Andrea. È vero anche che ci sono 16 corridoi e continuiamo a percorrere sempre gli stessi due, eh? L'ho trovata, Andrea. L'ho trovata. I trovate. Che si dice nelle backrooms? Tu. Ti muovi o no? Apri. Questo è facile, tranquilli. Guardate, mi sono incastrato. No, non è vero. Basta, non ce la faccio più a correre. Pensa loro. Minchia, all'ultimo. Stai sbagliando. All'ultimo. Stai sbagliando, ma all'ultimo. Ma il problema è la sirena, non è tanto il... Metti angoscia, vero? Metti angoscia. Ma me la metti tu, ma che cazzo vuoi da me? Vai, corre velocissimo lui, Ma il pavimento è sporco di sangue o è la rifrazione della luce? No, gira! Minchia, incredibile. Tutto quanto procedurale, ragazzi, è tutto quanto sostanzialmente fatto una volta e poi buttato lì. Ok. Ma è dietro il culo. Bravo, ha capito lo schema. Ah, bravo. Vede lo schema. Si sta avvicinando sempre di più comunque, nonostante non... lo so, Andrea, ma non corrono questi. O lui è troppo veloce, non so che cazzo dirti. No, l'hai visto quel cazzo di ultimo il quadro. Andrea! La porta! È fatta. Spavento. Oh, questo dovrebbe essere il nuovo livello, ma c'è, l'hanno messo. Spero, perché sennò mi incazzo, perché abbiamo rifatto l'inferno. Ho fatto tutto questo per niente. No, non mi fare questo.
Hai raggiunto la fine? No, Andrea. No, ti prego, gioco per ora. No, avete detto il 28 ottobre, animali. No, ma c'è scritto il 28 ottobre. Attende. Non è che era 2025, Andrea, hai sbagliato un pelo? Però 28 ottobre 2024, scritto lì. Dove, forse dobbiamo aspettare le 4 di notte, che nel loro paese saranno le 3 di pomeriggio. Ma dillo, Andrea, sfogati, nel loro paese di merda. Ma dille le cose come stanno. Oh. Niente, ragazzi. Niente. Ha sbagliato ottobre con novembre. Mica giugno con ferragosto. Grande ed incredibile. Citazio, affellazio. Niente, esco e giochiamo a Dark Hour adesso, un altro gioco molto bello cooperativo, ragazzi, ve lo prometto. Non sentirete il maestro, tranquillo. Sono diventato Dexter. Pronto? Ma invece di spendere soldi ste minchiate di musica e Discord, perché non spende soldi per fare la chiamata più stabile, porco? Però devo dire che ho gradito. Comunque ho parlato 2 ore da solo. Stavo dicendo, lo portiamo giovedì a sto punto, il DLC, che uscirà sicuramente, credo. Ma non penso proprio, Andrea. Minchia. A questo punto mi sa che hanno preso i soldi e sono scappati in Messico, gli sviluppatori di sto allora, gioco. Allora, giochiamo dunque a... com'è che si chiama? Dark Hour. Andrea, ho preso un po' di studio quando esce. Ragazzi, quando ho tempo, purtroppo sono sotto trasloco, lo sapete. Quando ho tempo e la libertà mentale di mettermi a registrare una serie, lo faccio. Andrea, guarda. Sicuramente poi magari lo faccio anche in live. Andrea, guarda. Guarda me. Cos'è? Cos'è, un ragno? No. Ah, la tempia che pulsa, è quello, lo stress. No, sono io, lo sto facendo io. Smettila, ti prego, mi fa un senso. Quando, prossimo sabato che andiamo al pub ti fisso così. Mi fa proprio senso. Faccio 20 minuti a fissarti pulsando. Allora, Dark Hour. Via. Cos'è? Ragazzi, è anatomia. È perfezione. Dark Hour, consenti. E che voi non siete abituati perché soltanto l'1% della popolazione è pelata e superiore. Prima al mondo a giocare a Dark Hour. A Dark Hour. Sì, siamo effettivamente i primi al mondo a giocare a Dark Hour. Questa roba ogni volta che la diciamo fa triggerare un botto la gente su YouTube. Vabbè, ma YouTube, su YouTube sono veramente ecclesiastici. Sono allora, speciale, sono speciale. Sì. Speriamo che tu possa divertirti a giocare. Ci piacerebbe ricevere i tuoi feedback su Discord. La nostra risposta? No. Mi unisco ai canali. È in italiano, sono così commosso. Perché laghi? No, Sto avviando il gioco. Ah, ok. Dark Hours. Allora, che vuol dire le ore oscure? Perché continui a laggare, Andrea? Aspetta che abbasso la definizione. Sto cazzo di Camify, no, non laggo più. Non laghi più, ok. Allora, però aspetta che vediamo se c'è il V-Sync attivo. Falso, come fa tua madre, vero. V-Sync c'è un vero. Falso, sì. Applica, ok. Dark Hours, quindi è un Souls. Crea una lobby. Lobby privata, continua. Ah, questo gioco, se abbiamo visto bene, dovrebbe essere una specie di We Were Here Forever, quindi... ci sarà da divertirsi. Non ho la minima idea. Scusa un attimo, Andrea. Allora, ti passo il codice della lobby privata. Sei pronto? Vai, su WhatsApp. Sì, a quanto pare devo farlo lì. Però aspetta un attimo che è un macello. Voi non state vedendo, no? Esatto. Vaffanculo, Andrea. Adesso per tutta la cazzo della vita. Ho rovinato il meme. Comunque non ho visto il film, ragazzi, non so perché mi è venuto in mente. Ti è arrivato il codice? Sì, allora, come faccio? Ah, boh. Devi invitarmi? No, ti ho inviato il codice. Adesso però faccio pronta, boh, non lo so. Obiettivo serie 4, non so che cazzo sto leggendo. Avvertenza, sebbene sia possibile giocare a Dark Hour in solitario, consigliamo ovviamente di... Formazione, puoi anche invitare i tuoi amici tramite l'interfaccia di Steam Friends. Ma allora che cazzo mi fai perdere del tempo? Vabbè, allora invitami. Allora, aspetta. No! Ci stava benissimo, Andrea. Posso invitare? No, devo uscire di nuovo. Cos'è successo? Ho volato come un'aquila, diceva nella canzone Tutturo.
Fly like an eagle. Ah no, donde dice like an eagle, pensavo un'altra cosa. Aspetta che sto cercando di uscire. Devo chiudere il gioco. La sentite la musicalità della canzone che vi risuona nella testa? Il Padrino. È vero, sembrava Il Padrino. Ragazzi, Il Padrino è un film sopravvalutato e noioso. Attenzione, un po' come lo Scarface. Lo dico. Cosa? Come cazzo ti permetti? Scarface inizia e finisce, non ci sono altri due film inutili che raccontano la rava e la fava. Eh? Scarface è realistico, è ovvio che un colombiano arriva qua in America. Idea, ma che ban, ragazzi, io non ho detto a cosa sembra, ho solo detto sembra qualcos'altro. Continua. Allora, gioca, fasti sta cazzo di lobby, falla privata, continua. Dai, porco giù, ma perché è diventato così difficile giocare insieme nel 2024? Perché non c'è un tasto in vita, io non ho mai capito per quale motivo. In vita, giocare. Ti è arrivato? Oh, aspetta che non va. Mi sto. Ok. Non ho mai finito di vedere il primo Padrino, mi ha detto. Aspetta che... Ma tu mi senti, Andrea? Sì, ti devo. Doppio? Sì. Cazzo. Allora, aspetta esci dalla chiamata. Sì. Ah, codice già... lobby, equipaggiamento, vediamo. Revitalizzazione. Sì, perché siamo dei ladri, eh? Diciamolo. Dobbiamo tipo fare un colpo in un museo, se non sbaglio. Però c'è qualcosa di strano in questo museo. Ma fai pronta, per l'amor del cielo, Andrea, che sennò non giochiamo. Ah, così, alla brutto Dio, non sappiamo le regole. Non mi interessa. Pronta. Se non me lo dicono. Sei pronta, Andrea? Contratto a borsone della squadra, $37,500, rubare e sostituire. Ragazzi, deve essere il mantra della vostra. Cosa deve rubare? La maschera misteriosa. Poi il contratto B. Invece lumaca sovrana. Cos'è la lumaca sovrana? Vabbè, io mi attengo al testo. Allora, facciamo il B, che la lumaca sovrana mi incuriosisce di più. Va bene. Continua. Ah, c'è pure la tua parte, è il 20%, ci pagano un po' poco. Però è veramente il Padrino, Corleone. Sì. Fai pronta, porca puttana, fai pronta. Non mi sembri pronta. Fai pronto. Ti sento solo a destra. A sinistra vuoi dire? Figa, Andrea, però. No, a destra. Come a destra? Io ti sento a sinistra. E che vuoi da me? Io ti sento a sinistra. Adesso ti sento normale. Ti ricordi Don Colo? Mica, era un momento epico della nostra gioventù. Sembra bello? Ragazzi, no. Siamo sinceri. Che cazzo? Oh, Andrea, borsone guardami. Della squadra. Ma siamo donne veramente? Ecco perché. Come siamo donne? Dici, che cazzo di donne conosci? Donne, allora, innanzitutto il piede di porco, perché sennò che ladri siamo. Allora, prendiamo il walkie-talkie. Siamo Marv e Harry di Marmo perso l'aereo. Ma io prendo anche questo che non so cosa sia. Cos'è? Spirit box. Ah, col tasto adesso bussi, vediamo. Oh, scusa! Cosa fai? T'ho spinto. Non mi tocca. Che cazzo vuoi? Non mi tocca. Ti butto all'angolo. All'angolo. Fra, devi portarmi rispetto, perché rispetto è la prima cosa e gli amici al primo posto. Che poi non ha senso che non ci picchiamo col piede di porco. Se... Le donne? Ma che c'entra? Le donne non ci toccano. Le donne non ci stuprano. Allora, il contratto di questa sera: lasciare i tesori e la borsa nel team. Borsone della squadra 0. Noi come obiettivo avremo la lumaca, ma in realtà possiamo rubare un po' tutto quello che troviamo nel museo. Ah, e come si esce dal furgone? Poi capiamo come entrare nel museo. Ci dovrebbe essere un tasto tipo fasmofobia. Un tastum. Qual è il tasto per vedere? C'è la luce? Ah, F di luce. Non si può uscire da qui. Mi sto incazzando. Beh, bello sto furgone, me lo compri. Sì, ma se ti levi, prova a passare. No, non si può passare. Come cazzo si esce, Andrea? Tu aspetta, forse qua. Ah, lì dici? Sta spegnendo e accendendo la luce contro il monitor, sperando che qualcosa accada. Non riuscivo manco a uscire. Ci ho ottenuto che si è bruciato un pixel di quel meraviglioso monitor, un pannello da 1200 euro. Come si esce? Non lo so, ma perché bacchiamo? Come si fa? Come non è ancora pronto? Ah, premi invio, sono dei coglioni. Ma che cazzo? Sotto la mia telecamera. Oh. Individual cavo. Di che è vero? Ah, qua doveva mettere i tesori, capito? Riesci a sentirmi? Ho il walkie talkie. Vai lontano. Come c'è uno? Ecco, tenendolo in mano. Mi senti? Mi senti, sì, ti sento.
tu mi senti quello, la voce da walkie talkie, no? Quella quindi, da radiolina. Se ci allontaniamo, se ci allontaniamo senza walkie talkie non ci sentiamo. Ci mi sa di sì. Questo strumento. Che cazzo è stato? Ti giuro che non ho fatto niente. Show yourself. Informazioni, lasci i tesori nel borsone, ok? Show yourself. Ho trovato dei tesori. Vabbè, metti i tesori nel borsone, vai. Ok, sto mettendo i tesori nel borsone. Ma non si apre, non si apre. Che cazzo? Che succede? Non so, volano tesori, Andrea. C'è la luce si accende. Ma porca puttana. Se mi giro vedo un deficiente alla Diabolic. Ai! Oh! No, l'allarme, aiuto, gli sbirri. Ma che cazzo hai fatto? E mo? Stai, sento suoni io qua, oh. Andrea? Si apre dall'altro lato, mi ha dato Dark Souls veramente. Allora, tieni il walkie talkie, vado a cercare in giro. Ok. Non va. Come cazzo funziona? Ce la chiave io. L'ho trovata qua. Come faccio a dartela? Che cazzo ne so, Andrea, ma usala. Così. È andata malissimo. Ok, te l'ho lanciata lì, vai. Apri la porta, ma è bellissima. Ma come l'ha? Ah, questa porta qui? Sì, apri quella porta lì. Ci siamo. Fai il giro, sono qua, aprimi. Aspetta, ci sono dei laser però, fa' attenzione, eh. Osso, ci sono, okay. Ci sono dei laser lì, guarda. Ok. Ma quindi, ma non è horror? Spegni la luce, forse vediamo meglio l'altro. Che è? Ma non è horror. Guarda, dai. Siamo arrivati a mille dollari, pochi cazzi. Manutenzione, vediamo se qua c'è modo per disattivare quei dannati laser. Mi sta piacendo sto gioco. Vai. No, ci hai chiuso tu dentro? Sì, ti sto per assalire, okay. Per questo giro. Ok, perfetto. Che cazzo vuoi? Allora. Ci si può spingere? Ah, possiamo entrare nei condotti tipo Diabolic, no? Diabolic è sopravvalutato, come il padrino. Fumetto italiano, Diabolic. Ma... cosa fai? Passo sotto il raggio, eh? Vai, limbo. Possiamo prendere questi quadri? I quadri, no. I quadri fanno cagare, non valgono niente. C'è qualcosa sotto al letto? C'è tipo una pietra incredibile. Sti divani bohemian. Minchia, il cuore dell'oceano. C'è il cuore dell'oceano, sì. Ah, ho trovato dove dobbiamo andare. Ho raccolto un diamante. E sarà quello lì. Ma qui c'è un diamante per terra. Allucinante. Che cazzo è? C'è bisogno di correre. Cos'hai fatto? E che ne so? Serve del legname. Ah, scusate. Andrea però. Scusate. Ah, c'è il box qua. Perfetto. Ho vinto? C'è il cavò. Dei ladri di merda comunque. Sì, la polizia è fuori col giornale e ci aspetta ora. Sì. Sanno esattamente dove siamo. Sì, stanno filmando tutto per usarlo contro di noi in tribunale. Mentre lo facciamo. Ma io non sto capendo sto caso. Oggetto raccolto dispositivo. Come si usa? Usa oggetto. Lancia. Che cazzo è successo? Ho spento l'elettricità, mi sa. Perché l'hai spenta? Tienila accesa, no? Perché? Ma che ne so io? Ma porca puttana, ancora! Tu, cazzo! Ah! Schiaccia, vieni qua, interagiamo. Con la mani. Addirittura le animazioni, ma è incredibile. Vai. Cavò, la fatica qua, con quale stiamo aprendo questa Clar. Cavolo. Ci ho provato. C'è bisogno di corrente. Ah, quindi. Scusa, è riattiva la corrente. L'hai spenta così, Andrea. Però qua c'è la corrente. Che cazzo? Non ha senso. Ah, Andrea. Guarda, c'è la. Ah, sta prendo tutto, sbaglio. Devo dire che è una vita mondana quella del ladro, eh. Ci sta. Si sta riaprendo tutto. Allora, non è che si sta, sto aprendo tutto, si sta riaprendo tutto. Il cavolo l'ho ben trovato, però serve del legname, Serve del legname. Un po' noioso. Ragazzi, però non è colpa mia. Figa, se voi siete abituati alle piattaforme social dove venite bombardati a livello cerebrale da ogni sorta di immagine. Devi tenermi aperto qua, sennò come cazzo entro? Okay, rimango qua. Sembro un geco, sembro. Molla. Guarda, ti faccio male al piede, vado. Aia, Dio santo. Era il mio piede.
Cioè, ragazzi, non vi va bene niente, fatevelo dire. Non vi va bene un cazzo. Ma stiamo esplorando, stiamo esaminando. Il fusibile, il fusibile. No, non mi piace sto gioco, Andrea, noioso. È horror qui, ufficialmente horror. No, non mi interessa. Oh, cavò, vedi, qua possiamo dare elettricità al cavò. Secondo me, aprire la porta. Sì. Dove entrare il fusibile, quindi. Vai, passo. Addio, Andrea. Sali. Dove sei? Ah, bello. Ti do una spinta, vai. Sei salito? Sì. E di lui non vedi più traccia. Ti sento, riesci a sentire me? Allora, è molto stretto qua, c'è anche tanta polvere. Vabbè, non ti lamentare come ogni cazzo di volta, cerco, per favore. Cerco il fusibile, sto continuando a procedere dritto. Ok. No. Ok, vedo una specie di sala. Dimmi quando sei arrivato, santo Dio, non mi dire tutto quel cazzo che vedi. Sono arrivato. Ok. E adesso che devi parlare non parli. Cosa c'è davanti a te? Sono in una sala tipo della ricreazione. C'è un diamante qua nella sala della ricreazione. Va bene, lo raccolgo. Oh, sento dei suoni strani, però. Anch'io sento dei suoni strani. Ma che cazzo è sto suono? Sono io, scusa. Andrea. Oh! Andrea ha urlato con una femminuccia. Avete sentito che urlo incredibile ha fatto? Andrea? No. Ah! Che cazzo? No! Piedi di porco! Sono armato! Non ce l'hai fatta, porca troia. Non ce l'hai fatta. Andrea, ma come cazzo hai urlato, perdonami? Scusate, mi è uscito un urlo molto mascolino, ma mi sono veramente cagato addosso perché è stato penso il jumpscare definitivo. Qualcuno mi può clippare la scena? Sì, era un urlo finto, sembravano quegli urli stock di YouTube degli anni d'oro. Sembra qualcuno ti avesse estratto i coglioni, Andrea. Hai fatto una roba alla Michael Jackson. Una voce bianca, incredibile. Allora, abbiamo guadagnato. Ma è figo il gioco, ci sta. Hai visto come aprono i cancelli? Sì, ma cosa devo fare io lì, scusami? Niente. Ma soprattutto come avrei dovuto fare. Vabbè, con un secondo colpo. Certo, potrei trovare in me il perdono per te. Chi cazzo sei? La tua paga, comunque ci pagano comunque, vedi? Perché comunque noi la refurtiva nella borsa l'abbiamo messa. Fermati in casa. Buono, va bene. Ho contratto il vaso venerabile. Ho fatto più punti io di te, hai visto? Sì, perché è l'urlo secondo me ha dato un po' di più di... Fai pronta, va. Ma è il padrino, ragazzi, se qualcuno di voi scrive ancora ma è il padrino, verrà ricompensato, ma veramente, cioè, tante cose belle gli accadranno. Vai. Quindi, vaso venerabile dentro. Vieni a Catau, perdon. È così che si dice, no? È la giusta pronuncia. Sì, è il padrino, è il padrino. Ma tu mi senti? È il padrone, sì, ti sento. Salta, per favore. Ok. Allora, aspetta, raccogli la situa. Cos'è questo? L'ho preso io prima, non ho capito che cazzo servisse. Ah, è una roba, pensa che per hackerare i tastierini numerici, presente? Buono. Io sono pronto, anzi pronta, come dice il gioco. Vai. Oh, ok, allora, vai, raccogli i calici. Partiamo con un po' di rifugio. Cos'è, un fischione questo? Questa roba qui praticamente ce la danno gratis, di soldi. Rubare e sostituire con un falso. Rubare e sostituire con un falso. Ma scusate, ma il falso è questo qua che hai messo nella borsa. Il falso dobbiamo tenercelo dietro, quindi. Ah, però è il falso, scusa. Non ce l'ho preso. Perché io il vaso, no? Porco dentro. Perché l'ho trovato qua, l'ho trovato qua sopra. Vabbè, se vale di più. Ah, c'è un diamante qua. Mi spingi. Mi butti. Allora, sono curioso di vedere com'è. Vai. Stiamo a contatto con Walkie Talkie. Come cazzo? Vai. Un attimo. Andrea, tu devi salire. Andrea, che stai facendo? Che cazzo è? Non è la mecca! Mettiti lì e schiaccia E! Oh, vai. A posto. Ci sono. Vai, dimmi cosa vedi. Le pareti si restringono. C'è una deviazione verso destra. Vedo qualcosa. Sento... Che cazzo hai combinato, Andrea? Ho fatto suonare l'allarme. Ok, sono all'interno... Sono all'interno di un magazzino. E sembra... Un magazzino. Ok, sono dentro il magazzino. C'è una moquette, come al solito. Spavento. Vieni a salvarmi, sono qua dentro. Dove? Aspetta che mi sto facendo... La porta che si...
Senti la porta che sbatte. La porta che sbatte la senti? La porta che sbatte. Arrivo, aspetta che ho trovato un mucchio di roba. Salottino, cerca la porta con scritto salottino. Cioè, fa paura sto posto. Salottino, corridoio. Non vedo nessun salottino, Andrea, non è che è corridoio? Cretino, ma è il corridoio, non è salottino. Che succede? Io ho scritto salottino. Ehi! Ma vaffanculo, va, che cazzo l'ha inventato sto gioco? Aspetta un attimo, vieni qua che devo rimettere lo Zal tutto a posto. Perché ha occupato troppo spazio. Il falso lo teniamo qua. Ce lo portiamo dietro solo quando apriamo il cavò. Non ho capito. Vabbè, il falso. Ho trovato una pietra preziosa da $4,500. Ho trovato anche il fusibile e la collana di perle di Marge. Sì, l'ho tenuto. Ho trovato anche la collana di perle di Marge. Io non vedo un cazzo. Sto gioco, tra l'altro, si può giocare in un massimo di 4 giocatori, se non sbaglio. Quindi ci sarà da divertirsi. È qua che c'è il fusibile. Olè, la corrente è stata ripristinata. Andrea, si può sgommare, guarda. Se mette il cuore schiacci C, guarda. Proprio come mi hanno perso l'aereo, guarda. Madonna. Allora, attenzione alla girata. Ah, questo qua è tipo... Cristo. C'è qualcuno che corre al piano di sopra, oh. No, ancora? Sì. Col piede di porco facciamo difenderci, mi sa, comunque. Il cavo è chiuso. Ci serve il fusibile, quindi andiamo a cercare la sala di controllo. Comunque, col piede di porco possiamo difenderci. Paranormal? Sì, non si apre, serve una chiave. Era aperta prima. Di che pensi mi, dicevano in Sicilia. Qua ci sono già stato. Guarda io. Qua. Sì, non ho aperto un cazzo. Bisogno però. Di corrente. Ma perché hai spento la corrente? Ti ho ucciso! Gli ho fatto la ghigliottina con una cazzo. Ragazzi! Salvami! Salvami! Sì. Premi per rubare, bellissimo. Ti ho salvato. Qua per rubare. Posso rubarti. Qua, vieni qua, attiva la corrente, per favore. La corrente. Ma l'hai spenta, era già attiva prima. Adesso è attiva. Quindi ma lui la va a spegnere, mi cazzo. Ok. Per aprire quella porta. Si è rotto mille pezzi di vetro. Che è successo? No, è lo spirito che si diverte. Ripostiglio. Cosa è sbucato da qui, vero? Troverò risposte. Mi adopero. Andrea, ho trovato il gran cavò, è bellissimo, è pieno di roba. Non sta usando walkie talkie. Sei un bugiardo, sì. Ripostiglio 2, qui è pieno di roba, eh. Oh! Lo senti? No. Prendi qua. Ah, guarda qua che bello. Ma guarda un po'. Attenzione! Occhio ai laser, porco! Li ho visti! Sfonda le vetrine, vai. Ma che meraviglia, aspetta che lo faccio anch'io. Non ci vede nessuno, vai. Fa niente. Che cazzo hai fatto? Fa niente. Ruba. Questa carte, no? Andrea. Oh cazzo, Gesù santo, cazzo. Cristo Dio. Ma che ansia di merda! Le statue sono vive! Lo vedo, grazie! Distruggile! No! Guarda che bello! È quella là! Concentrati su quella là! La forma S della donna, guarda! Sì, guardala. La Giunonica! Ma sei un cretino! Volevo distruggerlo! Fa la Chokeslam! Fa la mossa di Undertaker! È la Chokeslam! Fa la mossa di Undertaker! Allora, sono due adesso! Minchia Andrea, però sei un cretino, ma stai giocando col fuoco, veramente. Usciamo? Usciamo da qui, per favore, grazie. No, però è veramente bello sto giochino. Guarda, veramente siamo i primi al mondo a giocarlo. Che simpatica. Ci seguono a vita. Guardale. Sì, è di 2-3 stella, guarda. Siamo estremamente ricchi. Andrea, cerca. Torniamo indietro, cerchiamo la stanza per mettere giù sta roba. Corri, ci stanno seguendo. Ah no, ma qua serve un codice. Sala di controllo, qualcuno ha bussato. Ci penso io. Ah, qua. Sì. Qua lo uso io il codice, c'ho la roba per hackerare, guarda, proviamo. Ah, bravo.
Rack era quello che puoi. Io intanto mi infilo di... Ah no, mi sa che abbiamo bisogno di te. Andrea. Oh, ce l'ho di fianco. No, TikTok, proprio adesso che ci stavamo divertendo. È morto, vero? Già, non posso fare nulla per lui in questo momento. Live disconnessa, ma non è vero. Oh mio. Madonna mia, come... Aspetta Andrea, adesso ti salvo. Come sei morto? Scusa. Comunque ci dobbiamo essere in due ad hackerare. E io non ho il hackeraggio. Ma come... ce l'ho io, ma come facciamo a mandarle via queste? Non lo fai. A colpirle? Le spingi? No, non funziona così. 90, 58 secondi alla morte, Andrea. Sono di fianco alla porta, vabbè, dobbiamo levarle da qui. Allora spostiamoci, stanno attenti. Vai, corri. Ok, adesso ci seguiranno, vai. Non ci stanno seguendo, Andrea. Ma ci seguono. Dobbiamo chiuderle, secondo me, in una stanza, qua, tipo qua dentro. No, credo possano aprire. No, sono delle statue. Sono delle statue, tu non hai la minima idea. Vabbè, comunque tutta la refurtiva mettiamola giustamente nella borsa, bravo. Sono arrivate le signore. Buonasera. Ok, ritorniamo all'hackeraggio. Come facciamo a uscire? Qua, bravo. Cazzo, è vero, sono bloccato qui per sempre. Vado io, va. Vai, vai, adesso niente. Vai tu. No, non posso. Cioè, perfetto, rianimami, Andrea, rianimami da lì che ce la fai. Grande. Vai, vai, abbiamo rotto il gioco. Fatti seguire. Adesso fatti uccidere tu. Vai. Fatti uccidere tu. È bellissimo, abbiamo... la lameratina. Non ci credo. Ho sempre voluto una donna che mi prende dal collo e... Avanti. Andrea, sto rischiando. Sto giocando col fuoco. Non riesco. Ce la fa. Vabbè, È finita, vero? Ah, però non ci inseguono se cambio. Ma non lo so. È che li vedo, cretine. Madonna! Ah, sei qua! Ciao! Sei qua! Vissuto cose. E niente, abbiamo rotto la situa, non possiamo più uscire. Da qui, vedi se riusciamo ad alzare questa. Porca di quella... Guarda, Andrea, si è illuminato. J'adore, guarda. Allora, mettiti qua all'angolo e non guardarle, vai. Ma sei deficiente, ok. Qui si spostano un minimo. Cambiano forma, ma fa ridere quando si mette così. Ok, vai, non guardarle. Mamma mia, ok, vai adesso, possiamo... No, non possiamo uscire ancora. Spostati un attimo, dobbiamo spostare quell'altra dietro. Ma così non fai. Perché non guardarle, dai. Che serata di merda, ancora 1, 2, 3. 1, 2, 3 manca stella. Poco. Ma non si spostano, ok, vai, ti è spostato. Piano. Vai, corri. Guarda, continua, guarda. Corri! Io le guardo, vai, le guardo se non si muovono. Aspetta, chiudo la, provo a chiudere la porta. Ma no, l'aprono, l'aprono, letteralmente. Vado ad hackerare il coso. Vuol dire, non è che ci sono altre di queste cazzo di statue qui, vero? Vieni qua. Arrivo, dove sei? È impossibile. È morto? È impossibile, non ti mollano. Porca puttana, ancora? Ma non ti mollano, cioè dobbiamo capire come difenderci. Ci sarà modo per romperle, boh. Ma non si può chiarare da qua, scusa? Il tastierino. Sì, sì, però bisogna... sono qua. Vai. Scansione. Devo premere il codice. Ah. Codice sbagliato. Mi devi dire tu il codice, Andrea. Allora, su. Sì. Destra. Sì. Giù. Troppo tardi, me lo devi dire veloce, Andrea. Più veloce, ok, più veloce, aspetta. Occhio che ti... Si muove! Oh no! Dimmi il codice! Porco. Mentre viene strozzato il Aspetta. È carino come gioco, dai, ci sta. È il diver. Sì, andrebbe limato per alcune cose. Allora, vai. Madonna, che spavento, così. Vaffanculo! Allora, aspetta che ti rianimo, le cacciamo via, va? Sì, dovrei cacciarle via. Dai, seguimi. Però ci deve essere un modo per rinchiuderle da qualche parte. È dentro le grate che si trovano dall'altra parte. Vieni di qua. Ok, stanno arrivando. Riportiamole qua dentro. Allora, nel loro luogo. Ma questa qua mi attacca? No.
Ma siamo impazziti. Io sono saltato, Andrea. Ma i jumpscare sono arte, incredibile. Quando meno te lo aspetti. E mo guardale. Le donne, vedete, vanno guardate e temute. Sì, è proprio la sindrome. Gli serve attenzione. Dove cazzo devo andare? Ho sbagliato strada. Vai, dove? Dove cazzo sei? Sono al tastierino. Corri! Vai. Ce l'hai dietro? Okay, la sto guardando io. Guardala tu. Ok. Ok, dimmi. Si muovono, esci. Allora, a destra. A destra. Ma come cazzo facciamo? Non lo so. Provate a fare così, magari puntandole. Ok. Vai, fallo. Hacker. Allora, giù, destra, giù, sinistra, sinistra. Andrea. Dai. Sinistra, giù. Su, destra. Andrea, non è difficile. Perché c'è una croce delle statue. Comunque, mi tranquillizzo. In attesa di un compagno. Si muovono, no! Ma si muovono, ma non ci hanno preso. Dai, okay, a me quella geggio, allora. No, lo faccio io. Cacciamole via intanto. No, ma non dovrebbero muoversi. Non dovrebbero muoversi. Perché dimmi. Sono qua, le sto guardando. Allora, sono pronto. Giù, destra. Oh, vedi. Abbiamo vinto. Ok, entra guardandole. Olè. Un problema in meno. Ma anche si può creare qua. No, non credo possano entrare, tranquillo. In attesa di un compagno, metti il codice di sblocco. Oh, c'è una cassaforte. Ah, c'è una telecamera qua, guarda. Incredibile. Dopo lo guardiamo. No, segnalo. Ok, vai, vieni qua. Tu mi devi ascoltare, hai capito? Ahia. Dimmi il codice. Tu che era addosso. Allora, su, giù, quindi giù. Sei lento. Giù. Ma non è possibile. No, ho sbagliato. Era sbagliato. Perché hai cambiato quello. Aspetta. Ogni volta che si fallisce, il tempo poi diminuisce. Quindi. Aspetta, tipo lo speed. Guarda lo speed. È velocissimo. È vero, dai, allora. L'ho capito adesso. Allora, sinistra, su, destra, giù, sì, sinistra. Oh. Ok. Success. Cos'è dentro? Che angoscia, quanto ci mette? Che? Okay. Cos'è? Un vaso di ceramica, ma sul serio? È il vaso nostro? Questo. No, quello nel cavo. Ah, è vero, dovevo trovare un vaso, che cazzo lo ricordo. Qua, un'altra cassaforte, Aspetta, voglio vedere la telecamera. Non c'è tempo. Non c'è più tempo. Guarda come ci sei, guarda come ci cercano le statue, eh? Come ci cercano? C'è tipo in cucina che girava, l'ho visto. Guarda. Vai, tra l'altro vedo anche io quello che vedi, fico. Che ansia. Guardala. Eccola. Prima era girata verso la telecamera con la faccia di turpante. Ma è incredibile. Perché se ne vanno in giro? Sono simpatiche. Probabilmente sì. Carine. Vabbè, dimmi. Che cazzo ti è successo? Ti sei chiuso la porta sulle dita? A me è successo già. Allora vado. Veloce. Allora, destra, giù, sinistra. Oh, così il diver, cioè, il divers, veramente. E dentro troviamo una collana di perle. Buono. Via, perfetto. Aspetta che devo fissarle. Fissale. Ah, scusa Andrea, però aspetta un attimo. Ma allora quella in cucina è un'altra. Sì, quella in cucina è un'altra. Ma se proviamo a chiuderla qui dentro? Sai che è una bella idea, ma non penso possano entrare. Facciamolo entrare. No, basta che teniamo la porta aperta. No, ma non entrano, guarda. Sì. Faccio uno schedario. No, perché è una stanza apposta che se la chiudino. Sì, una safe zone. È una safe. Vabbè, lasciala. Io comunque continuo a guardarlo. E adesso? Allora, io ho un fusibile, dobbiamo trovare la sala di controllo. La stalla di controllo. Intanto svuoto tutto qua dentro. Allora, questo. E questo. Siamo a $26,000, Andrea, eh? Come si tirano giù le grate? C'è il tasto dall'altra parte, qua. Fallo? Ok. Vieni di qua. Vabbè, in realtà dovrei essere io a venire di là, aspetta. Già.
No, facciamo entrare loro di qua e poi. Che cazzo succede? Ah, i laser, è vero, me l'ho dimenticato dei laser. Aspetta, facciamo venire loro qui, hai ragione. Facciamo venire loro qui. Questo è il motivo per cui, ragazzi, non utilizzo le sveglie, ma mi sveglio semplicemente con la luce del sole e l'acqua. Vai, vai, entra, entra. Sono imperscrutabile. Ti premi, premi il tasto, però, per favore, premi questo tasto. Ok. E mo? Ma secondo me vogliono qualcosa. Vogliono qualcosa. Ma che cosa te lo dico io cosa vogliono? Allora, di qua c'è la manutenzione che non si apre. Serve però un fusibile, serve il fusibile. Dobbiamo trovare la sala dei fusibili. Cazzo, è successo. Vieni, vieni, forse di qua, vieni. Qua, 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 qua. No, ma torniamo nella stanza di prima lì. Come la stanza di prima? Ma va. Ah, sì. Davvero? Ah, sì. Addio. Serve un fusibile. Occhio! Minchia, guarda, vuole proprio una porca sigaretta. Porca puttana. Porca puttana. E così mi cosa vuole invece? Così, così vuole, così vuole. Vuole andare all'IKEA, sì. Non dirlo. Ci ho pensato, ma poi non l'ho detto. Di qua, no, di qua torniamo, di là torni nella stanza del tastierino, vieni, forse so dove andare, seguimi. Anche perché è finito il mondo di gioco, è due ore che siamo qua, chiusi qua. E c'ho una tipologia di mostro per stanza, sostanzialmente. Ah, qua serve la chiave. Ho capito, serve la chiave, ma noi abbiamo cercato dappertutto, Andrea, non so più dove cazzo sbattere la testa. Va l'allegra coppia. Prova a entrare qua, prova a entrare qua. Siamo passati di qua, vedi, c'è tipo un condotto lì. Ma porca puttana, perché sono più veloci qua? È un parquet più lì. C'è un condotto? Sì, però è al di là delle grate. Al di là di ogni nostro immaginazione. Non c'è tipo il tasto per chiudere qua, no? Non c'è. Qua evidentemente ci sarà di qua l'ingresso. Era un povero stolto. Tu, tu, tu. È vero, era da un po' che non dicevo. Tu, tu, tu. Ah, ma il battito cardiaco, ecco cos'è sto cazzo di suono. Sì, quando corri troppo. Guarda, qua dietro sta grata c'è un condotto, guarda. Lo vedi lì? Sì. Ma non è, raga, non è un condotto, è una roba da. Cioè, c'è pure una statua con la chiave lì, la vedi? Sì, Andrea, ma ci abbiamo le signorine. Dietro di noi, c'è la chiave. Andrea, dietro di te! Ti sei cagato sotto? No, un po' sì. Cazzo di finestra, è inutile. Tu mi devi ascoltare, porca puttana. Aia, mi hai levato vita. Come ti ho levato vita? Ah! Ragazzi, non c'è soluzione a questi giochi buggati che compriamo solo noi. Mi ricordo quando un tempo era facile, no? Generalmente c'era una porta che portava una chiave. Cucina personale. E vaffanculo, ma serve una chiave per ogni cosa, porca troia. Scusate queste scurilità, queste volgarità. Ma basta. La chiave l'aveva messa nel bottone senza accorgerci. Andrea, tipo, abbiamo un piede di porco, non possiamo scassinarle le porte di legno. Ma infatti, sono stufo di sta roba. Ah, chi c'è? Non possiamo lanciarlo volendo. Allora, usciamo da qua, vado, usciamo da qua, Oh, scusi. Come usciamo da qua? Vieni. Esci da qua, e intanto io te le tengo di qua e tu giri. Va bene. Tranquillo. Vai. Non lo fa, vai, ok. No, ma perché non lo fa? Devo tenere premuto all'infinito. Cioè, hai fatto? Pensavo bastasse premere una volta. Mi insinua. Oh, vai, te le tengo qua. Allora, l'oscurità è sostanzialmente una dolce. Ecco, una dolce e rilassante. Ma è sempre la stessa strada, Andrea. Ci siamo già stati qua. Ritorno al magazzino. Tu gira, cerca soluzioni mentre. Così almeno senza di loro sei più libero. Te le tengo qui. Ma non mi sembra una buona idea. Dico di guardare la grata vicino alla cucina. La grata vicino alla cucina. Dove cazzo è la cucina? Accendere la luce. Ah, perché si è spenta la luce, per quello non va. Vai, accendere la luce, vai. Ho trovato una stanza nuova. E sembrerebbe essere. Beh, nuova per modo di dire, nel senso che noi non l'abbiamo mai vista. Nuova non è. Riesci a sentirmi? Sì, sì. Come va lì? Bene, le sto guardando. Buono, buono. Sono delle belle donne, cioè. Le dame bianche, le damigelle. Allora, qua non c'è un ca. Qua niente. Qua
niente. E come al solito, insomma. Siamo quasi a 26.000 di refurtiva. E sotto il volo lo vedete, ragazzi, sotto la mia facecam. Qua non c'è un cazzo, sono entrato per niente. Mettete il fusibile per aprire la stanza. Ragazzi, se trovo la scatola dei fusibili, io il fusibile ce l'ho. Se mi dite dov'è la scatola dei fusibili, lo vado a mettere. C'è un diamante in mano. Ho capito cosa dobbiamo fare, ma non troviamo la stanza dei fusibili. Dov'è? Sono qui, dov'è? Per noi. Dov'è? Sì, infatti, ragazzi, anziché... Cioè, date risposte. Cioè, dateci soluzioni. Date delle risposte alle nostre domande. Dovete aprire la grata, grazie. Ve ne saremmo sempre grati. Dovete aprire la grata. Ma non è... No, qua non c'è alcuna grata, comunque. Andrea si è confuso. Quella non leva. Telecamere. Ah, prova ad andare nella stanza. Ma nella stanza del telecamera. Non è vero un cazzo. Ci sono già stato, non c'è niente. Ma poi non ascoltarli, Andrea. Andrea, non possono saperlo, perché questa è la prima volta al mondo che qualcuno vede Dark Hour. Esclusiva qua, vero, su Coop TV. Quindi non possono saperlo. Ho dimenticato di sto dettaglio. Non va sta porta, Andrea, ci ho provato, ma la porta non porta. Qua ci siamo già stati. Vabbè, arrivo, sto arrivando. Come sto arrivando? No, no. Sono lì dentro. Ma escono da lì, eh? Vediamo. Sì, escono da lì. Allora, hanno detto, andiamo a vedere. Vabbè, non so che dire, Andrea. È non carino, ma è un po'... Come al solito, un po' ostico. Cioè, non capisci dove... qui ho aperto io, però non c'è niente, nessuna non chiave. E non c'è niente, ho provato a cercare una chiave, ma... Questa grata qui, è vero, cioè, hanno ragione. Grata, non ci è grata. Questa porta, non porta. Avevano ragione, ti rendi conto, lasciate la ragione. Ah, cazzo, qua, è vero. Io ce l'ho il fusibile, arrivo. Prendi il fusibile. Devi tenermi aperto, uè, Ciccio, devi tenermi aperto. Ciccio... A posto. Bravo. Ce l'ho io il fusibile, allora... Apriamo prima la sala di... No, la sala di controllo. La manutenzione... Che cazzo abbiamo trovato di là? C'è prima il fusibile. Toh. Certatelo su. Ok. Cavò ne bisogno di tre. Fusibili. Ma no, allora levalo un attimo da qui. No, ce ne ho! Mettiamo... Ce l'ho! Perché facciamo... l'hai tolto? No! Ma facciamo prima... Ma decido io, ma cosa vuoi? Beh, facciamo prima manutenzione 1, manutenzione 2 e vediamo cosa c'è dentro. Ma fai cavò, porca puttana, il cavò è qua dietro, è letteralmente la porta dietro qua, ma che cazzo? Ah, ora vedo c'è qua dentro. Non mi interessa, metti i due fusibili nel coso dei fusibili. Ma puttana sei vacca, sicuro, fai quello che ti dico. Sei sicuro? Ce n'è solo uno però. No, ce n'hai due perché me ne hai ciulato uno. No, non te l'ho ciulato. Ah no, ce l'ho io l'altro. Ah no. No, non ce l'ho. Ma scusami, com'è possibile? Ne avevo due io di fusibili, tu ne avevi uno? Sono questi. No, io ne avevo due, tu ne avevi... Ma non tu hai detto l'avevo. Ne ho uno? Ma sei un bugiardo del cazzo! Mi sono dimenticato, mi sono sbagliato. No, ma ragazzi, cioè, io non... Niente, allora mettiamolo su manutenzione, per forza. No, ormai è fatto. Dio mio, che lavoro. Mettilo anche qua, vai. E adesso? Andiamo. Ah, scusate ragazzi, chiedo un minuto. Allora, dove sono? Dove erano, tra l'altro? Sala controllo. Erano qui, se non sbaglio. Ripostiglio. Manutenzione 1. Vai, entra. Entra, chiudi. Accendi qua. Hola. Oh, eccolo un altro fusibile, visto? Va bene, oh. ma va bene, però... Cioè, ce ne abbiamo tre! Oh, una chiave, cazzo, alleluia. Ce ne abbiamo tre. Sta tornando tutto, ragazzi, sta tornando tutto. Torna sempre come la mia fottuta emicrania. Allora, come faccio a usarlo? Devo equipaggiarmelo? Lo equipaggi e lo metti. Allora, lo levo da manutenzione 1, che comunque l'abbiamo già... Ma no, ma la... Ma Dio. Ma lasciamolo qua. Allora, quindi uno vuoi andare a controllare anche manutenzione 2? Dov'è manutenzione 2? Non lo so. Ma comunque loro sono rimasti incastrate da qualche parte, le due signore. Sì, nella stanza iniziale mi sa che sono riuscito a incastrare. Vabbè, leviamolo da manutenzione 2, sti cazzo. Ok. Andiamo al cavò. Non so più dov'è il cavò, Andrea. Andiamo al cavò. Non so più dov'è il cavò, Andrea. Manco io lo so, in realtà. Ti ho derubato.
Sì. Prova ad aprire qua, vieni. Apri qua. No, serve un'altra chiave. Che fastidio, mi sto veramente sto diventando idrofobo, ragazzi. No, poi ci siamo già stati. Aspetta, forse di qua, forse di qua. Vieni, 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 vieni. Seguimi. No, qua. Non mi fido, qua. Qua, riposto io due, vieni. Trovata, vieni qua. Vieni. Ho trovata. Dove sei? Già. Già, già. Però le texture, ragazzi, si è rimasti ad amnesia, eh. Mi dici dove sei? Senti d'oro. Non lo so, Andrea, non te lo saprei dire. Porca torna, torna alla sala dove... Ma io non torno, sono in una stanza nuova. Tu vieni da me, cioè, torna. Ma non ho capito. È arrivato. Anziché girare a sinistra, gira a destra. Manutenzione 2. Ah, ufficio amministrazione. Perché hai tolto la roba da manutenzione 2? Oh, ma hai sto vizio di merda di togliere il fusibile. Vuoi che la vada a rimettere, la vada a rimettere. Oh, ma che cazzo? Ma è un ladro. È il nostro lavoro. È un gold digger. Rimani qua, rimani qua. Sì, sì. Mi è chiuso dentro. Ma basta! Allora, vediamo allora. Se... Sto per aprire manutenzione 2, sei pronto? Sì. Sei pronto? Sì. Apri. Sono dentro. No, 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 povero Giapa. Non vogliamo certo percularlo in questo modo. Allora, voi dovete sapere una cosa di Giapa, ragazzi. Giapa, che noi lo adoriamo, però è molto nel suo personaggio. Quando la prima volta che ci siamo scritti in privato su Instagram, sì, su Instagram, lui mi fa un audio dove proprio fa, mi risponde proprio dal suo personaggio. Fa, ehi, campione. Sì, sì, e allora io gli dico, ciao bello, dobbiamo fare la live insieme, se ti va. Sì, 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 lui va. Ehi, campione, come stai? Tutte le casse, facciamo ridere, sta stronzata. Dopo magari gli facciamo un ride. Cioè, dopo gli facciamo, sì, gli facciamo un ride, ehi, campione. E appena entrate nella società dove ehi, campione. E mi faceva troppo ridere sta roba, ogni volta che ti interloquiva con noi, ehi, campione. Dov'è che sei tu? L'ho trovato nella manutenzione che tra l'altro faremo con niente. Ehi, campione. Ho trovato una chiave ad uso personale. Ok. C'ho io dove aveva usata quella chiave. Vieni, cioè, vieni qua, dove c'ho, vieni qua. Dov'è qua? Specifica. Eccoti. Qua, vieni qua. Qua, tu dimmi. Seguimi. Aspetta, ho sbagliato. Vieni qua, seguimi, so io, fidati. Aspetta, ho sbagliato. Aspetta, ho sbagliato di qua, aspetta, un po' di mente locale di qua. Vieni, ehi, vieni, campione, vieni, vieni. Non stare mica sbagliando. Ehi, campione. Qua. Serve un'altra chiave, Andrea. Serve del legname. Giapa, un fratello. Like fly, like an eagle. Eagle. Ho detto eagle. Ho detto assolutamente eagle. Levati quel cazzo di walkie talkie, per favore. Ehi, campione. Dai, su. Minchia, guarda. Porca miseria. Come facciamo? Guarda che mi fai male. Come ti faccio male? È perché tu sì. Con un piede di porco invece no. Ehi, oh. Cazzo fai? I can fly. Sembra che starnutisci quando ti colpisco. Fa... Allora, come cazzo facciamo ad arrivare lì? Madonna mia, ti sei smunto, sgiunto, scollegato. Di qua, Andrea, ehi, campione. Di qua, seguimi. Ti è preso il down, giovane. Che scena incredibile. Quella scena di Ted 1. Sì, sì, me la ricordo. Che vuol dire proprio ti ha preso il down, ti ha preso un down. Ah, cavolo. Ah, qua. Apri, porco giù da tutto non sto casino della credere, raccolta. Credere, Andrea. Oh, c'ho gli allarmi. Aglia? Gli allarmi, ci sono gli allarmi là e là. Che cazzo appena detto? No, il gas! Cazzi tuoi, ci crepiamo qua dentro ed è colpa tua. Aspira per bene. Inala, capra! Che suoni sono, Andrea? Ma che succede? Ma è bellissimo! Mi senti? Andrea? Riesci a percepirmi? Ma che succede? Mi sento, sono morto. Ma ha modificato la voce? Sì, sì. Ah, pensavo che qualcuno ti stesse allungando i coglioni. Cazzo, non potevi dire, dovevi dire ehi, campione. L'ho detto.
letto, non si è sentito. No, non si è sentito. Non si è sentito. Ah. Vabbè, allora. Grande Kisuke, grazie, bestiaccia. Fate la clip di attenta agli non vi abbiamo salutato, ragazzi. Non vi abbiamo salutato. La porca di quella puttana. Allora, ragazzi, la chiudiamo qua. Avrò un pezzo di voi in casa. Vai PC Fro. Ah, pensavo ci volesse amputare un dito. Comunque, grandi, comprate da PC Fro, che i PC sono sempre lì. Ovviamente. Comunque. Ovviamente andando avanti con gli anni cercheremo anche di aggiornare le build. Chiederemo al Fabio, si chiama, giusto? Pronto? Al buon Fabio. Sì, sì, al buon Fabio. Sì, al buon Fabio di aggiornarlo. Andiamo da Fabio. Allora, diciamo, ragazzi, adesso reaction voi di TikTok, se volete passate qua sul sito sicuro Twitch. E cos'è che volevo dirvi? Vi saluto anche perché non vi ho salutati prima. E stiamo pensando di fare esattamente come fu con, ti ricordi l'acqua da gamer, Andrea? Perché hai fatto così con le sopracciglia? Ti ricordi l'acqua? Ah, cazzo. Ma porca puttana. Ti ricordi la... Ma porca... Perché non va? Perché non va? Porca... Non entra in chiamata! Perché non entra in chiamata? Sto cliccando da 2 ore! Non entra in chiamata, ragazzi! Non capisco... Pronto? Perché non entravi? Non lo so! Beh, non lo so! Che cazzo di risposta è? Non lo so, se non lo so. Perché mi ha accoltellato? Non lo so. Ah, cazzo, aspetta. Con questo gioco è che beh, non carino, è che uno lo sa se perché ti accoltella, cioè sarà un movente, ma il motivo c'è, nel senso molto figo sto giochino, e anche il problemi movente dietro, magari povertà. Vabbè, facciamo partire una votazione. Non ti sto ignorando, si sono invertiti. Ma mi senti? Sì, ti sento. Facciamo attività paranormale. Ehi, campione. Mi piace sto giochino. Allora, mi piace. Andrea, metti 1, 5. Da 1. Sostituisci 5 con Ehi, campione. Perché purtroppo è già partita. No. Mi sa la volta. Vabbè, non è partita. Aspetta, la levo. E corrispondenza allora privata, sennò vi farei sentire proprio il primo messaggio con la quale mi ha accolto. Vi giuro, è stata una cosa incredibile. È il famoso sì, Ehi, sì, campione. Poi il secondo messaggio ancora, perché io gli ho risposto il giorno dopo, e ho detto perdonami che ti ho risposto tardi. Lui, ehi campione, non ti preoccupare. È andato così tutto il tempo. Io però devo dire che già mi ha fatto venire voglia di provare a giocare a... Aspetta, ho sbagliato di nuovo. A giocare a, come si chiama, GTA RP. No, io grazie. No. Una volta ci ho giocato ed è stato molto divertente. T'ammenato, e finisce sempre così con te. Avevo iniziato a lavorare al concessionario, avevo scoperto che c'erano questi due utenti che avevano un'associazione delinquere che praticamente rubavano le macchine e le rivendevano. Strano. Ovviamente non diciamo la regione di appartenenza di queste due persone. La Basilicata. È proprio quella che vi state pensando in questo momento. Io li ho denunciati al capo. Il capo mi ha portato. Tu intendi dire polizia. Proprio Give Me the Watch? Quel tipo di sì. Okay. Il capo che era un ragazzo. Comunque un ho visto tutto. Di 60 anni. Era un uomo di 60 anni, mi ha portato proprio dalla polizia a fare proprio la deposizione. Mi ha detto: grande, ti fidati che farai carriera nel mio concessionario. Tempo 10 minuti che sono uscito dalla polizia. Stavamo e non avevi più mia. Niente. Si sono fermati 2 in moto e mi hanno ucciso. Ecco, quella è la fine. Che sai cosa dovevi fare? Perché qua perché tu fai sempre in certi server dovevi denunciarli da morte. Ma quando ti muore il personaggio in certi server RP, basta, il personaggio è morto, devi ricominciare da capo. Ma chi se ne frega? Ma guarda che succeda sempre ancora, proprio non per te, ma proprio perché chi se ne frega. No, proprio. Sì, non era IRL, ragazzi, era la moda che c'era di GTA roleplay durante GTA la roleplay, ragazzi, la quarantena, entri e devi essere quello spacciatore che hai programmato. Molto, è molto carino, se vi piacciono questi tipi di cose, se vi impazzite anche per i roleplay, se riuscite anche a recitare un minimo, ci sta. Ehi campione, ehi, sì, campione. Prima di uccidere mi hanno fatto ehi campione. Allora, fermi tutti, immobili, non vi muovete, questa è una rapina, mani in alto. Allora, vediamo un attimo se riesco a reperire il video che abbiamo detto poc'anzi, eccolo qua. Quella che state vedendo è la casa di Tony Stark. Ripeto, lui. Ripeto perché così sì, proprio. Ma lui. Dottor Destino o Tony Stark? Dalla natura della Mongolia il sondaggio, ragazzi, è partito ma non si vede, non perfetto, allora aspetta che faccio tutto io, Andrea, come al solito. Aspetta, vabbè, qui è poi colpa di OBS, però mi sa. Tu stai vedendo intanto il paesaggio della Mongolia? Penso di sì. Sondaggio chat, eccolo qua, era disattivato effettivamente.
Lo vedete? Can you perceive? È minuscolo. Aspetta. Volevo leccare. Che se poi era il sondaggio. Ehi, campione. Allora, vediamo un po'. Molti di voi stanno selezionando i campioni, quindi questo è il gioco della vita. Così, ogni votazione sarà così con ehi campione al posto dei 5. Abbiamo reso canonico il nostro Giappa, vabbè, era già canonico. Grazie intanto a Ryuk Fart, la scorreggia di Ryuk, a Delfo, a Deborah Fla, grazie mille bestia, saluto Valhalla, grazie per il pane quotidiano, vi aspettiamo alla Games Week, santo Dio, vi dobbiamo abbracciare, sbucciare veramente uno dopo l'altro, quindi siateci, mi raccomando, e saremo lì il 23 novembre alle 23, no, Andrea, che ora siamo lì? Quando è che c'è il meet and greet? Ah, no, vabbè, non lo sappiamo ancora. Uno alle 12 in teoria e uno alle 12 alle 13 e l'altro dalle 15 alle 4. Però questi orari non sono ancora certi. Devono confermarci. Vabbè, ha vinto il campione. Vabbè, però. 5 su 5, gioco della vita. Bravi, mi fa molto piacere. Allora, ragazzi. Lo riporteremo. Quello che state per vedere potrebbe sconvolgervi. Perché qua si tratta della bambagia proprio più totale. Guardate. Tratto da una storia verosimile. L'audio è gigante. È così alto? Ma a me non sembra così alto. Minchia, altissimo. Ma ragazzi, è alto il volume? Io non sento nulla. Ragazzi, però, minchia, Madonna Santa, c'è. Cioè, o questo grida dicendo aiuto, aiuto, no, mi stai facendo saltare i timpani. Mi sa che la condivisione schermo che è altissima. Vabbè, abbasso io. Non ti bravo. Vai. Ok. And finding these è perfetto. La musica di Mass Effect, tutta la rugged beauty takes your breath away. Ma sai dove siamo in questo momento? A casa di Sicilia. Di Tony Stark, era in cos'era? Malibu, California. Sì, penso una roba del genere. E invece qua siamo in Liguria. No, dai, seriamente, Andrea. Siamo in. Non lo so, saremo in Scozia. Prova a indovinare. No, non è Scozia, non vedi i paesaggi, dai. Miglia, ci sono i fiordi. Siamo in Sudafrica, tu dimmi. And in the midst of this non l'avrei mai detto, Sudafrica. Manco io. Vabbè, poi sarà di Elon Musk allora, se siamo in Sudafrica. Boh, non lo so, possibile. Prendete nota della targa, casomai un giorno dovete lì. Guarda che roba, pavimento di vetro che ti fa vedere le calzature mentre voli sopra una Ferrari. Contro sta plutocrazia. Non stai zitta. Sono contro. Clifton, città del capo. Visto? Chi è il capo? Non lo sappiamo mai. È un città del capo. Che è un ma chi è il capo? E noi la ripareremo con il chewing gum. I fiori. Io sono le che fanno i papà. Effettivamente siamo arrivati a quell'età mentale. And it feels incredible to be finally standing on the ground. Cazzo, lui è grande quanto la casa stessa. Ah no, è la prospettiva, scusate. Sembra l'inizio di un steel and glass core identity. Mamma mia, guardate che roba. Senza dubbio una delle case più belle che abbia mai visto in vita mia. La casa dell'uomo di ferro. Giustamente in italiano si traduce uomo di ferro. Come fa cagare? A me fa cagare. Vabbè, ci sta se non ti piace il moderno, però qua più che moderno in realtà si unisce la natura alla pietra. Beh, il telescopio è bello. L'unica cosa bella di questa cosa è il telescopio che deve essere fighissimo vedere le stelle da sta vetrata. No. Pensa una bombata su quei vetri. Tieni proprio una bomba a mano. No, una bombata. Ah, ok. In ogni senso. Bambini, non ascoltate lo zio Andrea. E che c'è di male a bombare contro i vetri? Cioè, tu vorresti bombare un bambino contro un vetro, ma tutto a posto? No, bombare in generale. Cioè, tu dici, io non c'entro niente, Con un partner sopra i 18 anni. Cioè, con un partner con un bambino, io, è una cosa... Con un partner sopra i 18 anni. A me non piace questo design. È noioso. Sì, ma tu, stai facendo le stesse cose da 20 anni. Tu non la possederesti una casa del genere? Non ti piacerebbe possederla? Sì, se avessi soldi per possedere una casa del genere sarebbe l'ultima cosa che comprerei. Io avessi una casa del genere la affitterei in continuazione, la userei per location e bla bla bla. Ma tra l'altro non è la casa di vabbè, Iron. Simile, dai. Sì, vabbè. Beh, è simile, il mio pisello. Non c'è Jarvis, però, non c'è Jarvis.
Che è successo, mal di testa? Iron Man the House di origine. Name is Iron Man House. Ok, vediamo un po'. Sta volando la sedia. Ah, no, sì, c'è la sua gamba che censura. Mid-century. Ma Ricky Gervais. In ma dove è Ricky Gervais? Non hai i capelli, è scuro, è basso, è grasso. And this is my family home, si chiama Anno Pigley. Also known locally as the Iron Man House. Pigley. Si vede che è un uomo ricco, si vede dall'outfit che è un uomo ricco. A lot of people, if they would ask, si vede che si veste da povero. What is my most intimate house? Non ci interessa. I would say Iron Man House. Capito, ma allora, adesso mi incazzo e vi picchio. Ma non c'entra tutto. Nulla, idioti! Velocità di riproduzione 1.75. Ma non mettilo in rallenti, che più ridere. Diventi indiano per motivi indiani. È vero, per due diventi indiano. Diventi indiano, perché... I'm currently on the main staircase, board from concrete walls, floating stone steps, ma sembra un ecomostro a Codogno. Sì, sembra un ecomostro abbandonato, è vero. Non c'è un cazzo da fare, sì. Ah, Iron Man, perché c'è questo punto... ma non è quello del film, che cazzo c'entra col film? Sì, ma lascio che Rocchi. Quindi è ispirato a quello di Iron Man. Ma non è quello di Iron Man. E allora io sai che c'è, non ti guardo il video, perché se tu mi dici, Turing the Iron Man House, io mi aspetto che tu abbia una sindrome di Turing nella casa di Iron Man. Che è? Scusate, sto starnutendo. Comunque lo sai che molti ci hanno detto che dovremmo chiamare la polizia postale dopo che ho messo il video di Silent Hill dove facciamo e molti l'ADB, non capiscono un cazzo. Perché ancora non è chiaro che era una sponsor, una pubblicità, no, ragazzi, al film Long Legs che esce il 31 ottobre, quindi ad Halloween. No, ragazzi, io vi voglio bene, ma delle volte non vi voglio bene. Cioè, proprio per questo che ti capisci perché alcune truffe funzionano su internet, capisci? No, cioè, ragazzi... Riding the Japanese, come cavalcare un giapponese? Ah, il bullet train giapponese, sì. 30 camper proiettile di lusso che ti lasceranno a bocca aperta. Ma per fa cortesia. Amico, sono comparse tutte ste vaccate. O mi trovi tu un video da rectare o io non so che cazzo fare. Va bene, Zaccagna. No, metti Ruffi. Ancora Ruffi, ma basta Ruffi. Ruffi tiramisù, che è uno dei suoi... Ma ancora il tiramisù, ma l'abbiamo già visto, Andrea. Non è vero. Non come è vero. Non l'abbiamo già visto? Non è vero, ti stai sbagliando. Allora, altro, notare la regia del maestro, la praticamente già non registrato. Non sta vedendo niente, aspetta. L'ha praticamente già registrato come se il cellulare fosse girato, capito? Così non devi girare il cellulare, non devi girare. Cioè, Andrea, si chiama ripresa verticale. Non capisco. No, tu non riuscirai a esimere l'arte. Allora, partiamo. Salve ancora una volta dallo chef. Ah, cazzo, è vero che ha per uno. Anche lui è indiano. Salve ancora una volta dallo chef. Vabbè, lo chef più famoso al mondo. Lo chef VIP. Ruffi, vi voglio presentare una. Non ha detto il più famoso al mondo, forse l'hanno declassato. È umile. Ricetta italianissima. Non italiana, italianissima. Che cazzo vuol dire? Stai zitto, cucina. Il tiramisù. Dio, cucina, un parolone. Ingredienti, il tiramisù. Io lo direi. Caffè. Zucchero, le uova. Uova. Le uova. Salsa di cioccolato. Marsala, salsa di cioccolato. Salsa di uova. E la sua formula, ovviamente, di sale e glutammato. Immagino. Anche qua c'è. E i nostri savoiardi. La mia attrezzatura. I savoiardi, la sua attrezzatura. Un fustighino, due palette. Una mannaia c'è anche, ma vabbè, facciamo finta di niente. Prendiamo un pochino di panna. Un pochino della è quella la versata. Caldo. Che schifo. Caffè caldo, con la pisciatina. Anche le uova si pastorizzano. L'uovo crudo nel caffè caldo. Ma che cazzo sta facendo su? 3-4 uova. Cos'è sta roba? Non sto capendo. Tu che sei un esperto di culinaria. Il tiramisù, chiunque lo sa fare, dai, Andrea, io l'ho detto, la cucina è inutile, sai perché? Perché posso comprare, perché puoi ordinarla. Non si mettono le uova nel caffè si mette un po' di liquore se ti piace, ma con le uova in realtà non ci fai un cazzo. La crema del tiramisù la fai in realtà col mascarpone, sì, ci vuoi mettere un po' di uovo per legare, ragazzi. Imparate, ma non si fa così. Ma voi non capite che Chef Ruffi è avanti, ragazzi, è avanti, talmente avanti da starti dietro. Quante ne mette? 4.
Ah, minchia, allora vuole proprio shottare. Questa è una delle cose più importanti. Tra l'altro, sai, non sento, solo... figa, ma tu non puoi reactare. Tu non devi reactare. Perché se mi dici reactiamo e poi parli sopra ogni secondo del video, non si reacta un cazzo. Siamo a un minuto e quattro, non abbiamo ancora sentito niente. Sta zitto un attimo. Insaporire il biscotto. Qua si prende il sapore. Messe le uova. Aggiungiamo la marsala. Intanto ha lasciato un uovo, non si capisce. La marsala, sì, mi urta. Lo zucchero. Sembra quella cosa che ho fatto ieri mattina. Sportello nel frigo. E cominciamo. Mescoliamo. Che cazzo è? Ah, a stantuffo. Incredibile. Il caffè, se usate la macchinetta al ristorante, non è che dovete usare molto caffè. Beh, ovviamente dovete avere un ristorante, ragazzi, altrimenti tiramisù non potete farlo, sia chiaro. Bene una volta e poi fate uscire l'acqua, mezzo litro o litro. Se come fanno i cinesi che fanno i caffettini. Forte, non diciamo se dove. La moca calda, cioè, è in Cina, Andrea? No, sai benissimo a che posto mi sto riferendo. Cosa, il caffè che sa di detergente? Sì, di diserbante. Allora, ragazzi, io sotto casa c'ho un bar, un baretto. No! È vero, c'è un baretto di China che non lava le tazzine. Avranno le tazzine belle qualità, però cazzo non sono per carità, però lasciano le tazzine ogni tanto con ancora sopra il coso, sa di diserbante, ragazzi. Però ti dirò. E sa di detersivo, vuol dire che la lavano. Ti dirò che ti dà quella scarica, quella spinta in più che il caffè classico non ti dà. Infatti, a me poi piace il caffè americano, lì questa è una versione un po', diciamo, caffè espresso diserbante. Solo che ricambiate l'acqua, usate lo stesso caffè, però va bene. È schifo, dai. I biscotti. Il caffè viene fuori. Così poco l'inzuppa. I savoiardi mi fanno attenzione, non voglio offendere nessuno. Io faccio con i parmigiani il tiramisù. Diventano troppo morbidi e si sciolgono. Con i savoiardi diventano un po' caccare, secondo me. Ma così. Quindi lui li puccia così e poi va. Ma è normale che il caffè abbia quel colore, Andrea? No. Scusa, con la uova e panna che ci ha messo, ha creato un micro universo. Si pensa, la gente dice: oh, corondino. Sembra che sta pucciando del cibo dentro l'acqua dei piatti. È una cosa orribile a vedersi. È una cosa devastante. Comunque, andrebbero pucciati un po' di più i biscotti. Però massimo, penso. Non andate veloci. Non andate veloci, adesso vado per due. Quel sapore. Sappa, non lo so, sta parlando da solo Andrea in questo momento. Guarda, ogni tanto poi gli vengono queste crisi di nervi e mette le mani dentro il piatto, così, non so se hai notato. Guarda, questi cazzo di guanti da metalmeccanico. Guarda, aspetta. Ecco qua. Secondo me lui è Salvini comunque. Vedi, guarda, hai visto sto questo? L'ha messo giù piano, poi sono venuti 5 secondi. Vietnam, sì. E poi prendiamo la crema. Okay. Questo qua. Col suo ovviamente mist di glutammato. No, come meglio del mascarpone. Dolce. Questa qua è una ricetta che nemmeno si è mai lamentato nessuno. Perché nessuno l'ha mai voluta mangiare. Gli uccidi quelli che lo mangiano, quasi sempre. Però io continuo a ripetere che secondo me non ho capito un cazzo, perché per me Chef Ruffi ha capito, ha detto: ma io perché mi devo sbattere per fare la cucina quando semplicemente ho già le robe pronte, basta che quante le compongo insieme. Quante ne sta mettendo tra l'altro di panna? Stai notando sta cosa? Sì, sta per finire il tubo. Ci la schiuma la panna. Doppio nel mezzo, a me piace così. Quando pensate che sia abbastanza? Ma secondo me non è ancora abbastanza. La cazzuola, vai, tiri giù. Guarda che minchia, una muratura, te dicevo quella sopra. Ecco qua, che meraviglia. Non è che si vede. Per il sapore del caffè, una passatina di caffè. Giustamente, perché è un genio. Ragazzi, questo non bastava è la firma del genio. Sì, perché siccome il caffè che ha fatto non era più caffè, allora ha messo poi del caffè. Giustamente. Questa è la firma dell'artista. Cioccolato di caffè. E per far trovare, questo è un mio trucco, un po' di cioccolato nel mezzo. Ma porca di quella puttana. È un genio, lasagna creativa. È ancora. Io sono in sindrome di Stendhal, veramente. Savoiardi. Ah, perché non erano abbastanza. Guarda come non li ordini. Hai detto feroci? Ha detto bisogna essere più veloci. Ah, ho capito, bisogna essere. Senti la musica italo-americana che parte di sfondo. I Four Seasons. Con questa panna. Che stile, che classe, ragazzi.
che sto usando. Ora voi penserete che ci sia un cavalletto che sorregge il telefono. No, è un pirla che da un'ora in mano col telefono sì, a 1,80 m dal testa. Sì, sta filmando tutto. Oppure è un filo che tiene sul telefono. Possono fare molte cose. Io ci faccio anche il gelato. Come? Basta mettere dei gusti. Con la panna ci limone, fa anche il gelato. Con la panna spray. Che cazzo dice Andrea? E c'è niente, cioè io sono senza parole. Con cioè, devi andare al suo ristorante, andiamo. Andiamo al ristorante di Chef Bruce. E dov'è? Non sarà in zona. Spero in Italia. Come spero in Italia? Spero non qua. È due bottiglie di... se vuoi star male va bene. L'ha finita, guarda. Ha finito la bomboletta. Vabbè, costo del tiramisù, materia prima, sono tipo 27 euro. No, il mascarpone costa di più delle botte. Della panna costa di più? Di due tubi di panna, Andrea? Beh, penso di sì. Il mascarpone di marca costa un po' di più. Quel tubo di panna, se la compri al discount come fa lui, la trovi anche a 80 centesimi. Poi, quando lo mettete nel frigorifero, che si va a formare il vero. È veramente la cazzuola adesso. All'Eurospin costerà malapena un euro. Altra polvere di caffè. Altra polvere di caffè. Giusto. E lo ricopriamo di cioccolato. Ma sai che acidità ti viene a mangiare quella roba? È la salmonella. Cioè, praticamente come la salmonella? Gastrite e salmonelle, uova che ha messo crude nel caffè. Cazzo, è vero che ha messo le uova crude nel caffè? Però te lo ha messo solo il tuorlo. In realtà il tuorlo non ce l'ha, il virus della salmonella. Il virus della salmonella è nell'albume. Bene. Il batterio. Allora, guarda che bello, ragazzi. Quindi, sembra, sapete cosa sembra? Un formicaio. Se voi guardate quegli esperimenti con le formiche nel vetro. Sembrano tipo quei campioni di terra che prendono i paleontologi per far vedere questo è il mesozoico. Questo è il mesozoico, ragazzi. Non dimenticate di seguire la mia pagina. Comunque vi dirò una roba che mi sconvolgerà. Andrea, non hai fatto ascoltare una parola. Non dovete essere gelosi con me. Esatto. Io non sono geloso di nessuno. Grazie, buonasera dallo chef Ruffi. Ti voglio bene. Pezzo di merda. Vi dirò una cosa. Salve, ancora. Scusate. Sullo chef Ruffi che vi sconvolgerà. Lui lo fa apposta. È un troll. Ma ragazzi, che cazzo dici? Non ti permettere. È un troll. Ma che cazzo dici? Non ti permettere. Una carriera facendo apposta a cucinare di merda perché la gente, gli italiani, si indignano, soprattutto su Facebook. Infatti, lui la sua fortuna l'ha fatta con Facebook. Ma non è vero. Ma non dire, non ci credo. Ora guardiamo invece la semplicemente gnocchi freschi. Via. Una volta dallo chef Ruffi, semplicemente vi proporrò una ricetta. Ci proporrà, non adesso, ci proporrà una ricetta facilissima ed italianissima. Oggi andremo a fare tutto fresco. Effettivamente, già che ci sono le robe fresche, è positivo. Vedo già la sua ricetta di sale glutammato. Poi abbiamo il brodo d'acqua. Direi che c'è già un po' tutto qui. C'è un uovo, farina, un uovo. Del purè di patate. Perché ha indicato così? Che fastidio. Non si dovrebbe usare il purè di patate. Già però. Pronto. Il mix. Per fare gli gnocchi usa il purè di patate. È un genio. Presentarlo dei due pepi. Sale e glutammato. È vero che lui c'ha i due pepi. Burro, due pepi. Essenziale. Un ramoscello di rosmarino. Poi per la variante usiamo la salvia. O li facciamo con pomodoro o con il pesto. Potete farli. Che cazzo sta dicendo? Non lo so, io sto perdendo dei neuroni. Gli gnocchi sono buoni. Okay. Allora, gli gnocchi, come li fai gli gnocchi? Prendiamo un uovo. Sì, prendi l'uovo. E lo mettiamo nella pentola. Nel contenitore. Pentola. Poi aggiungiamo. Nella pentola. Sì. Il purè. Un blocco unico quella roba. Mamma mia, Dio santo! È un blocco unico. Porca di quella miseria, Andrea. Ma che cos'è? Ma è la croppa quella, che cazzo era? Sale glutammato. Ma il cazzo degli occhi vengono fuori dei sassi. Per me no. Ma lo stucco è molto più morbido. Ci sono speculazioni, fa male, non va male, non ci credo. Il glutammato fa malissimo, imbecille. No, dai. Attenzione, Andrea, come ti permetti? Questo è uno chef stellato. No, ma nel senso che in belle. Che... a mettere un goccio. Poi che cazzo vuol dire il glutammato è la terza specie? L'ha detto cazzo lui. Cazzo vuol dire? Cos'è quel quub? Cos'è che è successo? Vuol dire quanto basta, però secondo lui vuol dire quello buono. Senti. Ah.
che significa quanto basta. Ah no, attenzione, che mi hai detto allora, Andrea. Aggiungiamo la farina. Ah, è farina, sembrava grana. E un po' d'umidità in cucina. Così oggi creiamo gli gnocchi. No. Minchia, ma no, ma non crei gli gnocchi, crei l'amianto. Cioè, sostanzialmente, lui per non averlo sbatti di schiacciare le patate, ha preso il purè. Infatti, il purè morbido, istantaneo. Aggiungere la farina. Non morbido, non aggiungere la farina. Minchia, quella risatina. Come da ritorno. La risatina di un uomo che sa, ragazzi. A questo punto, io. Ti penti? Io ho. Costruiamo una casa, vai. Farina quando bastava per. Ottenere un impasto perfetto e più o meno questo qua l'impasto mi piace. L'impasto perfetto. Andiamo. Se lo tira da solo qualcuno lo mandi all'ospedale. Sì, evidentemente fa proprio ciao. Però a me piace, Andrea, secondo me è buono stare. L'impasto sia per cortesia. Io lo mangerei con una volta così. Pronto, andiamo a tagliare. Andrea, sembra più mozzarella questo delle mozzarelle che ha fatto nell'altro video. Incredibile. Gnocco. Non ci vuole manco niente a farlo lo gnocco. Semplicemente vi farò vedere come formare i gnocchi. Parla, aspetta, lo metto per due perché una parte dell'impasto e andiamo a formare fare il serpentino e poi lo tagli. Capito, ma che gnocchi brutti sono. Di gnocco. Una volta fatto questo, poi troppo sottili, dai. Tagliate più o meno. Ma che è? E poi dopo fai dopo. Pezzetti da un centimetro. Ma che è sta roba? Ah, facendo i paccheri, attenzione. Lo gnocco. Semplice. Ah, ok. È un mago, ragazzi. Sì, semplice. È proprio bravo, non c'è un cazzo da fare. Semplice. Semplice. A me da fastidio quando la farina sfrega contro qualcosa. Semplice. Sto avendo dei brividi in questo momento. Semplice. Gli gnocchi. No, devi farlo per 107 volte per i 107 gnocchi che hai fatto. No, ragazzi, non si scrive semplice con la B. Da questo momento in poi. Beh, uno diventa tutto un pazzo. Quando devi cuocere roba, l'importante è l'omogeneità. Non li fai tutti uguali. Semplice. 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 Fate il video, un'ora dice semplice. Proprio che dice semplice. Semplice. Riscaldiamo una padella. Che è successo? E aggiungiamo una padella semplice, direi. Ma che cazzo? Non molta. Ma l'acqua nella padella c'è fru. Io non uso strumenti. Ah, perfetto, quindi fa tutto a mano. Si mette la mano così a scodella, mette sopra l'acqua e poi la fa bollire. È bellissimo cuocere gli gnocchi perché devi metterli nella pentola e quando sono cotti ritornano a galle, bellissimo. Semplice, cuocere gli gnocchi. Misurare la temperatura dell'acqua. Me ne accorgo semplicemente perché vedo le bollicine e... A quel punto so che l'acqua. Sai che l'acqua è arrivata alla temperatura di. Male, porco giunto. La termodinamica funziona così. Di cazzo. Semplicemente aggiungere gli gnocchi. Guardate che bellezza. Incredibile, gli occhi sono stati immobili, tutto il resto si è mosso. Lui è maestro, c'è un cazzo. La gente resta con la bocca aperta. Ma io veramente. Si sta rosolando. Ci sarà anche qualche malelingua che avrà da no, nessuna malelingua. Cos'è quel latte lì che è uscito fuori? Tutto l'amido delle patate e il latte del purè che esce. È il latte del purè, esatto. Pepe e glutammato. Condimenti. Quello è l'amido delle patate facciamo. Che esce. Quel pepe si sta muovendo da solo. Sono passati più o meno. Ma guarda qua dov'è? Mi sta rosciolando gli gnocchi. Sono rimasti solamente i nostri bellissimi gnocchi. Una deve vedere la pasta. La più famosa in Italia e nel mondo sono gli gnocchi burro. E salma, ah, che buoni, puttana vacca. Eccoci qua, 15 grammi di burro. Quello va tutto nel cuore. Il burro che ha lo stesso colore del cameraman, che ormai è andato poverino in cirrosi. Gli gnocchi, burro e salvia. Ma non faceva prima, vabbè. Il pesto, un po' d'acqua. Grigio il pesto. Ma infatti non sto capendo i colori. Ma non doveva essere burro e sangue. Torna indietro. Che cazzo succede? Perché sta mettendo il pomodoro se era burro e sangue? Non lo so, gli hai preso. Che cazzo succede? Ho tutti i condimenti insieme. Senti. Aggiungiamo il pesto, un po' d'acqua. Senti.
cosa abbiamo ottenuto? Semplicemente gnocchi. Oh, capolavoro! Capolavoro, semplicemente semplici. Cioè, ragazzi, aggiungiamo. Io non ho nulla. Del pomodoro. Non ho nulla contro questo. Non so perché sta dicendo. Gnocchi al pomodoro. Quando pomodoro col burro. No, no, Andrea, pomodoro col burro e il pesto. Che è cucinato. Vabbè, il pesto è basilico, ci potrebbe anche stare, però il burro. Mozzarella. Oddio. Che è successo? L'han censurato. Hai visto? Sì. Però io li mangerei. Oh. Ogni cazzo di volta che impiatta ti dico, però io lo proverei. A me sembra buono. Nel micro. Cosa ha messo? 2 o 3 minuti. Ah, sì, ma c'è la, il fuoco acceso, cameraman, no! Pure nel microonde, pure nel microonde, grande chef. Quello è pollo? 5-6 minuti, abbiamo non lo so fatto. Che cazzo è. Gli gnocchi freschi da zero. Sembra tofu. Gnocchi, burro e salvia. Gnocchi al pesto. Sì, ma non va bene così. Al pomodoro. Cioè, praticamente lui con un chiave ti fa mangiare 3 piatti, capito? Ma infatti non capito un cazzo, ragazzi. Semplicemente questo è cucina molecolare. Cioè, semplicemente semplice, comunque. Altro che bottura. Io adesso gli propongo di fare antipasto, primo, secondo e dessert insieme in un piatto unico. Cioè, lui mi cucina tutti i piatti e poi li mette insieme, perché a sto punto per me potrebbe essere un'idea. È un genio. Ancora c'è altro volta, che bottura, cracco. È lui il genio. E le male lingue comincino a togliersi. Anche io ti voglio bene, sono chef. Sono state molte, ma quelle che gli sono una state multa? Devono sparire. Eh? No, come dovete sparire? Ma le lingue devono sparire. Ciao dallo chef Rudy. Ciao chef. E questo era tutto, ragazzi, per questa incredibile, strabiliante avventura. Semplice. C'è una roba che sembra monnezza. Siamo di fronte a qualcosa di veramente pionieristico della cucina. Se non la capite l'arte, anche Socrate ai suoi tempi veniva considerato pazzo. Uno chef Ruffi. Ah sì. Lui guarda, anche Socrate andava in giro a predicare filosofia e diceva semplicemente... Sì. E già le sue robe. Comunque questa genialità di creare 3 piatti in uno, sostanzialmente facendone uno con 3 ingredienti, è proprio geniale, eh. La gastrite che ha sì, no, sicuramente starei male a mangiare, però lo mangerei. È comunque un'esperienza. Perché quella è una cucina. Molestiamo Giappa. Attenzione, sì, dai, facciamogli un bel ride. Ragazzi, fate i bravi, fate i buoni. Semplici. Fate i campioni. Domani 21:30. Domani 21:30 siateci, perché c'è Silent Hill. Lo continuiamo, probabilmente lo finiamo anche. Non lo so, forse, promesso. Andate da Giappa, fategli un salutone. Ovviamente scrivetegli, ehi campione, tutti quanti voi. Non esagerate, ovviamente. E niente, fate i bravi e fate i buoni. Un salutone a Giappa. Ciao ragazzi, vi voglio benissimo. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte. Ciao campioni. Ciao campione. Ehi campione.